Io, diciamo, il mito che è semplicemente curioso di approfondire una serie di tematiche. Una volta abbiamo scelto un tema, il tabagismo, che è, diciamo, un tema diffuso, interessante, in particolare l'applicazione di un certo tipo di psicoterapia, di terapia cognitiva, al trattamento del tabagismo. Rinaldo Perri, che, come è successo l'altra volta di Sabrina Ruggero, ho il piacere di avere in qualche maniera specializzato, perché ha fatto il corso con noi alla Scuola di Roma, alla sede di Roma, e che, diciamo, poi è proprio il suo specifico al trattamento del tabagismo, anche gentilmente si è prestato, essendo in tour nel Marche, a fare una serata qui da noi, e diciamo, sarà coadiuvato dal dottor Stefano Blasi, qua, che è un nostro docente della scuola e che vi farà poi da riscatto, quindi ci dirà, farà sotto il mio. Come è successo l'altra volta, chiunque può fare domande su qualunque aspetto, sia al termine della presentazione ma anche durante, perché questo può servire a stimolo a lui anche a tradurre, non soltanto per noi colleghi ma anche per le persone interessate, quello che poi andrà dicendo. Per cui io gli lascio subito la parola, perché la presentazione ha semplicemente lo scopo di un saluto, e poi dopo, Stefano, se vuoi, diciamo, che prima, dopo, durante, intervenire, è molto volentieri. Ah, grazie infinite davvero, fa davvero tanto piacere stare qua. Tra l'altro, come diceva la dottoressa Lucati, ho avuto il piacere già di arrivare ieri nelle Marche. Abbiamo fatto un convegno molto interessante a Civitanova, grazie al mio amico Marco Pascarella che ha organizzato il tutto. Oggi lui ha organizzato un nuovo seminario, quindi ho avuto modo di anche di visitare un po' le Marche, mi piacciono tantissimo. Di giro si mangia benissimo, sono contento di questa sede, mi sto auto invitando a tornare, se non l'avete capito, quindi grazie mille davvero per questo invito, mi fa piacere. Tra l'altro dovete sapere che a Roma si parla tantissimo di ESI, quindi io ero proprio, non vedevo l'ora di arrivare qua, perché ESI è stata sempre vista con una sorta di curiosa ammirazione, non so come definirla, e negli anni si è alimentato un po' questa idea. Sarà che, insomma, la vostra direttrice riscuote simpatia e stima, quindi questo facilita, però è davvero così. E tra l'altro, piccolo aneddoto, poi faccio la prossima serie. Mi è venuto molto da ridere quando sono entrato, perché ho visto macchinetta del caffè. Voi dite che c'entra macchinetta del caffè? Allora, ricordo anni fa alcune mie colleghe di Roma, perché io, come diceva la dottoressa, ho studiato la PTS di Roma. Alcune mie colleghe di Roma vengono qui, non so se in occasione di un corso o che cosa. Allora, poi ritornano a Roma ed erano entusiaste di raccontare a tutti cosa, come era la sede di ESI, no? Allora, ricordo una di loro in particolare ci disse: oh, regà, sono stata a ESI, c'hanno pure la macchinetta del caffè! Cioè, questo per dire che c'è tutto. Quindi io tornerò e sarò testimone di questo. Vabbè, allora parliamo del nostro argomento, quindi l'ipnoterapia al trattamento del tabagismo. Allora, quindi ipnosi e ipnoterapia. L'ipnosi è stata sin da subito una delle mie prime passioni, ci intendo da quando ho iniziato a studiare la psicologia. È diventata una professione, allora ancora oggi. Ipnosi perché? Allora, sono principalmente due motivi che mi piacciono veramente tanto l'ipnosi. Uno è strettamente clinico, diciamo, ovvero con l'ipnosi ovviamente quando possibile, quando serve, si può veramente accelerare di molto alcuni processi di cambiamento. Ora, l'ipnosi non è la panacea, non è la soluzione perfetta, però ho veramente tanti casi in cui quando l'ipnosi è stata adottata si è riuscito ad accelerare moltissimo la modificazione di alcuni comportamenti o la risoluzione di alcuni sintomi. Quindi il motivo è questo, è perché io considero l'ipnosi uno straordinario strumento di accesso emozionale, e spesso le emozioni sono il motore del cambiamento, no? E il secondo motivo è questo: con l'ipnosi si riesce veramente a donare ai propri pazienti, soprattutto ad alcuni, delle emozioni straordinarie, delle emozioni che rimangono, delle emozioni che possono autogestire mediante autoipnosi, e quindi riprovare anche a distanza del tempo. E quindi è veramente molto bello poter consegnare alle persone uno strumento che offre così tanto. Bene, allora, iniziamo a inquadrare la condizione ipnotica. E lo facciamo in una prospettiva neurocognitiva. Prometto che sarò breve, nonostante mi piace tantissimo questo aspetto, però lo,
spendevo poche parole, però credo sia necessario perché anche fra i colleghi spesso non è così ben definita l'ipnosi, quindi è importante anzitutto darne quantomeno una cornice scientifica. Allora, fra le teorie più accreditate, comunque le teorie che hanno ricevuto maggiori evidenze scientifiche, ci sono le cosiddette teorie dissociative, o ribattezzate neodissociative, secondo le quali, allora, piccola premessa, facciamo un ripasso di psicologia dell'università, fanno riferimento al funzionamento di un modello noto come SAS, Norman Shellis, il sistema attenzionale supervisore, che viene rappresentato qua in figura. Ovvero, brevemente, secondo questo strumento vi sarebbe nel nostro sistema cognitivo un cosiddetto sistema attenzionale supervisore che monitora, presiede ad una serie di comportamenti, abitudini, pensieri, ovvero attiva o inibisce selettivamente alcuni schemi, cosiddetti schemi d'azione pensiero, ogni qualvolta siamo esposti a situazioni nuove, insolite, diverse dal comune, quindi non di routine. Ovvero è il SAS che agisce sugli schemi che sono depositati nel meccanismo di selezione competitiva. Ora, secondo le teorie dissociative, l'ipnosi produrrebbe una... Ma se sto qui, vedete, mi copro? Io sì, no. Oh, vabbè. L'ipnosi produrrebbe una dissociazione, l'ho messa un po' tra virgolette perché non vorrei la confondesse con la dissociazione in senso psicopatologico. Alcuni parlano di indebolimento proprio per evitare questo tipo di confusione, però diciamo produrrebbe una sorta di dissociazione temporanea fra il SAS, il sistema supervisore, e il contention scheduling. La teoria del controllo dissociato in particolar modo spiega poi il cosiddetto fenomeno di involontarietà della risposta, che vedremo è uno degli aspetti caratterizzanti la fenomenologia ipnotica, ovvero secondo questo modello nella condizione ipnotica l'operatore è come se prendesse un po' il timone di questo sistema, ovvero aggirasse il SAS che viene indebolito proprio perché vi è una ipoattività frontale dove questo sistema ha la sua localizzazione anatomica, e agirebbe quindi l'operatore mediante le suggestioni direttamente sui singoli schemi depositati in un magazzino. In particolar modo è il tipo di suggestione che determina il livello di dissociazione. Traduciamolo in pratica, potremmo fare diversi esempi, riportiamo quello della iproanalgesia. L'iproanalgesia in questo modello viene spiegata come una temporanea dissociazione tra i meccanismi di percezione del dolore che sono inalterati e l'integrazione cognitiva affettiva del percetto. Quindi, diciamo, le fibre nocicettive sono ovviamente preservate, continueranno a trasmettere i loro segnali dolorifici. Ciò che viene meno in ipnosi mediante suggestione di iproanalgesia è appunto la capacità delle aree più anteriori del cervello di integrare cognitivamente, affettivamente quello stimolo. Tradotto, è una risposta simile all'analgesia indotta farmacologicamente. Ovviamente interrompetemi pure se qualcosa è scontato o va approfondito. Da placebo, quando l'analgesia da placebo funziona? Non la definirei un placebo, non la definirei un placebo. I farmaci, la placebo analgesia. Ah, ok, ho capito. Il meccanismo simile, sì. In quel caso è un apprendimento, sì. In qualche modo, sì. Il ruolo della corteccia prefrontale, in parte l'ho approfondito, sono diverse ovviamente le aree che entrano in gioco nella condizione ipnotica, però diciamo che un ruolo fondamentale lo hanno le aree prefrontali, soprattutto dorsolaterali. In particolar modo la ridotta consapevolezza che il soggetto ha in ipnosi viene associata alla, diciamo così, deattivazione, ipoattivazione della corteccia prefrontale dorsolaterale. Quello che cito in particolare è uno studio di stimolazione transcranica nel quale studio questi autori inibiscono transitoriamente alcune aree dorsolaterali ed effettivamente dimostrano come questo si associa ad un incremento di suscettibilità. Questo studio ed altri confermano quindi le assunzioni di una teoria che a me piace tantissimo, che è la cosiddetta teoria della ipofrontalità transiente. È un modello molto ricco che spiega tutti gli stati di modificazione di coscienza, inclusa l'ipnosi, in termini di una ipofrontalità transiente, ovvero una transitoria riduzione di attività nelle aree più anteriori del cervello.
Per concludere, vi presento il mio ultimo lavoro, non ancora pubblicato, l'abbiamo appena presente, in cui si conferma per la prima volta in elettrofisiologia quanto appena detto. Perché è importante, perché le evidenze neurofisiologiche che erano finora a supporto di quelle teorie cognitive provengono soprattutto da studi di neuroimmagine. Senza entrare nel dettaglio, però alcune restrizioni temporali delle neuroimmagini lasciavano ancora aperte alcune domande, quindi in questo caso per la prima volta siamo riusciti a distinguere le attività di elaborazione di uno stimolo, in questo caso somatosensoriale, dalle attività invece associate alla condizione ipnotica di per sé. In particolar modo quello su cui invito a soffermarvi nella figura è l'attività nei tracciati, l'attività che precede il tempo zero, dove il tempo zero in questo caso era la somministrazione di uno stimolo elettrico somatosensoriale. Ovvero tutto ciò che accade qui, quindi prima dello zero, è l'attività, questa è la densità di sorgente della corrente, in tre diverse aree di Brodmann prefrontali, prima della presentazione di uno stimolo, ovvero in assenza di percetto. E vedete in blu la condizione di veglia rilassata, in verde la condizione ipnosi. Come notate vi è bilateralmente e diffusamente una marcata riduzione di attività che viene confermata anche sulle topografie in superficie, in particolare veglia rilassata in alto e ipnosi in basso. Vedete come le aree prefrontali si effettivamente inibiscono, confermando così la teoria appena detta. Ovvero, i risultati suggeriscono un ridotto controllo top-down della corteccia prefrontale in linea quindi con le teorie appena viste. Va bene, allora ho finito con una parte introduttiva, non so, sono andato un po' veloce. Va bene, sì, volete approfondimenti su quello, andiamo avanti. Va bene, allora, quindi abbiamo inquadrato da un punto di vista cognitivo. Spero che sia solo questa slide un po' sballata. Va bene, penso di sì. Allora, in genere, i non addetti ai lavori, quando si parla di ipnosi, le domande che rivolgono più spesso sono sulla natura del fenomeno, mentre quando in genere parlo a dei colleghi, una delle domande che mi viene rivolta più spesso è: ma come si fa? Poi in pratica come si poi ipnotizza una persona? La procedura che si adotta per portare un soggetto dallo stato di veglia attiva allo stato di ipnosi viene chiamata appunto induzione ipnotica. Non c'è il manuale dell'induzione ipnotica, nel senso che non esiste una, potrei dire che l'unico limite è la fantasia, perché è una procedura che riflette aspetti diversi, riflette la formazione dell'operatore, le preferenze dell'operatore e riflette molto le caratteristiche del soggetto, per cui ogni induzione sarà diversa dalle altre. L'importante è che venga sempre personalizzata e cucita addosso all'altro. C'è chi ha proposto delle classificazioni e lo ha fatto in base ad esempio al tipo di comunicazione impiegata, quindi verbali, non verbali. C'è chi suggerisce delle classificazioni invece basate sulla tempistica, quindi lente, ericksoniane, non so se avete mai sentito, rapide, ultra rapide. Però una classificazione ufficiale non esiste, quindi qua, se può interessarvi, ho portato due filmati che rappresentano due procedure che potremmo definire in un caso rapide e nell'altro caso ultra rapide. Quelle che vedete qua sono un misto di tecniche verbali e non verbali, dove vedete verbale e non verbale fa semplicemente riferimento al fatto che si utilizzi la parola o gesti. Come rapide potremmo definire quelle tecniche che impiegano circa 3 minuti per concludere il processo di induzione ipnotica, invece ultra rapide o shock induction sono quelle che impiegano pochi secondi. Allora, vediamo la prima. Si sente? Thank you.
precisazione, hanno una cuffietta di encefalografia in testa perché è nel contesto di un esperimento. No, non sono solito fare energia ai pazienti. No, tranquillo, non è a studio, è all'università. Come appunto con il solito delle case, casse, cioè quindi magari anche no, per il tipo di linguaggio utilizzato, no? Perché si sente il signore che parla, non si sente bene tipo di linguaggio, non se esiste un linguaggio più adeguato, meno adeguato. C'è una mano sinistra sulla spalla destra. Sì, a un certo punto. Allora, linguaggio, in questo caso erano suggestioni orientate a favorire la chiusura degli occhi in maniera indiretta e quindi davo indirettamente delle istruzioni che poi si sono concretizzate in quel caso con lo schiocco delle dita associato alla chiusura degli occhi. Domande? Ma quindi tra lei e il paziente ci deve essere una conoscenza, nel senso lei deve sapere chi ha davanti, non è che vengo lì e faccio ipnotizzare. Teoricamente sì, si può. Ah. Sì, teoricamente sì. Non avviene perché è chiaro che nel contesto della relazione clinica ci si conosce quantomeno. Quindi sì, anzi vedremo che una delle cose fondamentali in realtà è il cosiddetto colloquio pre-induttivo che è fondamentale per la riuscita di una buona ipnosi, quindi comunque sì, questo si fa di norma, però per rispondere alla sua domanda teoricamente invece si potrebbe anche fare, sì. Beh, quello che viene presentato nell'altro filmato invece è una, come dicevo prima, una delle cosiddette tecniche ultra rapide, che anche dette shock sono molto più rapide. Questa è una procedura completamente diversa, basata su un sovraccarico sensoriale, per questo motivo è detta shock. Non è consigliabile nel contesto di una relazione clinica. Questa è una differenza di ritmo. Per cui in questo caso è una tipo sperimentale, è diversa, però in genere è preferibile non farlo. La persona viene molto confusa, poi non ho portato tutti i filmati, però dopo c'è un filmato in cui invece le chiedo di raccontare l'esperienza così e si rimane molto confusa anche dopo perché ovviamente la procedura è come avete visto, però può essere utile invece in altri contesti in cui la rapidità invece diventa una esigenza. Va bene, va avanti. Sì. Allora, suscettibilità, suggestionabilità. Tutte le persone sono ipnotizzabili allo stesso modo? No. Tecnicamente si indica con il termine suscettibilità ipnotica la propensione di ciascuno ad essere ipnotizzati, a lavorare con l'ipnosi, a eseguire suggestioni ipnotiche. In ambito sperimentale si misura la suscettibilità, vi sono delle scale abbastanza lunghe e noiose che attribuiscono dei punteggi. In contesti clinici c'è chi lo fa, c'è chi non lo fa, io in quel caso preferisco non usare strumenti di misurazione della suscettibilità, diciamo conta meno per fini sperimentali. L'elevata suscettibilità all'ipnosi non va confusa però con la suggestionabilità, è delicata la differenza ma c'è, con la suggestionabilità in condizioni non ipnotiche, ovvero c'è tutta una letteratura, però diciamo la suscettibilità ipnotica viene definita dalla letteratura come un tratto di personalità relativamente indipendente e ha una associazione particolare con la una relazione particolare con la suggestionabilità, nel senso che le persone più suggestionabili in condizioni non ipnotiche sono anche più suscettibili, ma non è vero l'inverso. Tant'è vero che se voi vedete
avete mai visto in televisione quegli orribili show in cui si fa dell'ipnosi da palcoscenico, se voi notate, preliminarmente in genere l'operatore esegue dei test di suggestionabilità in base ai quali seleziona i soggetti. La suggestione è poi di fatto lo strumento che utilizza l'operatore per indurre i cambiamenti desiderati, quindi cambiamenti in comportamenti, credenze, abitudini o risposte fisiologiche. Ve ne sono di diversi tipi, ma se non ricordo male poi ci saranno, vengono descritti. Allora, abbiamo introdotto un po' l'ipnosi. Adesso andiamo. Per suggestione si intende la possibilità attraverso l'ipnosi di indurre cambiamenti nell'ipnotizzato? Esatto. Cioè, di fatto poi la suggestione è quasi sempre verbale, per cui una sessione ipnotica tendenzialmente è una sessione di lunghi monologhi da parte dell'operatore, che agisce mediante suggestione. Possono essere di vario tipo, come vedremo anche nel tabagismo. Quindi veniamo all'argomento di stasera, il tabagismo. Ora, senza fare introduzioni ovvie sui danni provocati dal fumo, non perché sia insomma scontato, ma perché immagino che lo sappiate già, però vorrei riportare soltanto alcuni piccoli dati significativi che secondo me dovrebbero aiutare noi, soprattutto psicologi, a comprendere l'entità del fenomeno, cioè perché è importante poi secondo me specializzarsi in questo e lavorare con i tabagisti. Allora, nel XX secolo la dipendenza tabagica è cresciuta parallelamente all'aumento di mortalità per i disturbi correlati al tabacco. Può sembrare ovvio, ma non è. Questo in realtà è il dato che dimostra un'associazione diretta tra patologie fumo correlate e aumento di consumo della sostanza, diversamente da quanto ritengono molti fumatori, che tanto se ti deve venire ti viene, perché io ho zio Pasquale che è campato 100 anni e fuma, no? Attualmente pensate che il fumo uccide circa 7 persone in un minuto. Io ho iniziato a parlare da 20 minuti. C'è la strage. 150 persone circa, se non di più, sono morte da quando ho iniziato a parlare. Cioè, ma stiamo parlando di questo. Come? Sì, ho fatto male, no. Lui è chi l'ammazza? Noi ci posizioniamo su zio Pasquale. No, l'ho detto scherzando, ma no, guardate che i bias cognitivi nei fumatori sono terribili. 83.000 decessi all'anno soltanto in Italia, credo più o meno una città come Ancona, ogni anno cancellata dalla cartina geografica solo per il fumo, e si stima che i morti aumenteranno nel mondo ovviamente da 5 a 10 milioni entro il 2030, questo perché i paesi in via di sviluppo stanno aumentando il consumo. I costi sociali ovviamente sono enormi, soltanto negli Stati Uniti vengono spesi 100 milioni di dollari per spese sanitarie e altrettanto per la ridotta produttività dovuta alle perdite giornate della malattia. Ora, in tutto questo noi, sì, diciamo così, abbiamo la fortuna, se così possiamo dire, di possedere gli strumenti migliori per agire. E quando dico migliori, lo vedremo, intendo non strumenti non farmacologici, ovvie, in assoluto gli strumenti migliori, perché vedremo anche i limiti della farmacologia nel trattamento del tabagismo. E quindi secondo me è veramente molto molto importante imparare a gestire queste situazioni, perché poi di fatto il tabagista non accede a terapia, ha difficoltà a trovare qualcuno che lo guidi in un percorso di astinenza. Permettetemi questa cosa, ma la dico veramente in senso anche autocritico, non che voglia assolutamente insegnare, non ci mancherebbe, però si dice in genere che lo stolto è quello che guarda il dito e non la luna, no? Secondo me, soprattutto noi di formazione psicologica abbiamo un po' il problema opposto, cioè nel senso guardare la luna e ignorare il dito, cioè nel senso poi di fatto non vedere quelle situazioni anche molto gravi che ci passano davanti, no? Per cui ci formiamo su interi manuali scritti all'uso e consumo dei veterani americani, è una categoria antropologica un po' a sé,
abbiamo, non so, all'orizzonte la grave psicopatologia, gli studi di personalità più incredibili, e poi di fronte ad una tale emergenza sociale rischiamo di essere un po' inermi. E i numeri sono quelli, cioè pensiamo che nella storia nessuna guerra, nessun conflitto si è mai neanche lontanamente avvicinato a questi numeri, quindi parliamo veramente di un'emergenza sociale ed è importante che in qualche modo offriamo degli strumenti di cambiamento. Allora, veniamo ai trattamenti per smettere di fumare. Solo tabacco o anche sostanze stupefacenti, per cui la cannabis, ad esempio? Intendi il trattamento? Sì. Sì, chiaramente sì, vedo, può essere orientato anche ad altre sostanze. Sì. Quello che presento stasera in particolare è un protocollo disegnato sul tabagista, però si estende ad altri, ovviamente integrando poi in base alla sostanza, in base alle caratteristiche. Allora, trattamenti per smettere di fumare sono veramente tantissimi. Io negli anni ho provato a conoscerne il più possibile e a cercare di prendere il meglio da ciascuno. Ora, il mio approccio è stato questo: ho cercato di assumere una posizione il più possibile agnostica, nel senso che prendo tutto ciò che scientificamente mi viene dimostrato essere valido, perché c'è veramente tanto in questo mondo. E quindi quella scrematura in realtà è abbastanza rapida, perché le evidenze scientifiche, le linee guida sanitarie di tutto il mondo, non lette tantissime, tutte quante poi di fatto indicano trattamento cognitivo comportamentale come trattamento d'elezione. Però anche all'interno della terapia comportamentale in realtà poi si trovano tantissime varianti. C'è la terapia di gruppo, c'è quella che dura 3 mesi, c'è quella che dura meno, e quindi anche là ci sono molte varianti. Però vi riporto qua 2 studi, in particolare che ho selezionato. Quello che riporto qui a sinistra è molto importante, cioè metodologicamente molto importante, perché si tratta di una review di meta-analisi. Come voi sapete, già la meta-analisi di per sé è un lavoro che si occupa di mettere insieme tanti studi. Questa è una review di meta-analisi, ora non ricordo i dati, però parliamo di migliaia di pazienti, poi di fatto, tabagisti sui quali sono stati valutata l'efficacia dei trattamenti. E si conclude che la TCC letteralmente è notevolmente efficace nel ridurre le ricadute in persone che hanno smesso di fumare, il problema della ricaduta è frequente nei fumatori, ed è stato osservato che questo trattamento è superiore rispetto alla terapia di sostituzione nicotinica, per capirci il classico cerotto della farmacia. No, ce l'ho promesso. E non ha funzionato? No, aveva funzionato. Per quanto? Ma tutta la voglia? Io finché l'ho tenuto, esatto, per un anno intero. Dopo, vabbè, io dietro al discorso di separazione, le cose, insomma, quando sei più stressato, poi ho ricominciato. Adesso non c'è la più pallida idea di rimettermi, nel senso che non c'avrei voglia di ricominciare tutto il discorso del dosaggio, poi esatto. Però io finché l'unica cosa che ha funzionato per me non senza ha funzionato fatica. No, perché ti dava la nicotina, per quella non ce l'avevo. No, ma io però, siccome poi alla fine molto, secondo me, è il discorso sempre, sì, dell'abitudine, del discorso della sigaretta a mano, perché poi alla fine la nicotina in sé è relativa fino a un certo numero di sigarette. Sì, sì, certo. Adesso parliamo. Le dico che non ha funzionato, perché di fatto non ha smesso, lei ha sostituito, assumeva la nicotina in un'altra modalità. Però poi dopo io l'ho fatto per un periodo, poi per un anno e mezzo, dopo il cerotto, non ho fumato più. Ah, un anno e mezzo dopo, vabbè, sì. Parliamo di quei pochi casi. Allora, la letteratura scientifica ci dice che la terapia di sostituzione nicotinica, cerotto è una delle modalità di somministrazione, ce ne sono altre, però questo genere di terapia funziona nel 15% dei pazienti che ne fanno uso. Il fai da te va dal 5 al 10, quindi la differenza è poca. Questo perché? Perché in genere hai meno craving fin quando il cerotto, quello che continua a mettere in circolo della sostanza, la nicotina, quando la sospendi, poi l'astinenza si fa sentire e non ha strumenti. Oppure comunque lasci scoperta la dipendenza comportamentale, questo provoca subito la nicotina. Poi c'è l'ipnosi. Allora, di per sé la nicotina non è che ammazza. Non è la nicotina di uccidere, del tabagismo. Sono le altre sostanze. Parla di tabagismo e non tanto di nicotinismo, no? Esatto, ciò che fa
più male sono le tante altre sostanze. Però la nicotina dà la dipendenza. Però la nicotina dà la dipendenza farmacologica. Sì, sì. Però di fatto si fuma con la nicotina, quindi le cose vanno tutte di passo. Non so se avete fatto il ragionamento, se io tengo, diciamo, ce l'ho tardita, ho ridotto con pericoli. È il principio della sigaretta elettronica. Il principio della sigaretta elettronica, tu stai spostando la dipendenza su un giocattolo che ti consente di mantenere alterato una gestualità, sì, di continuare ad assumere una sostanza, però ti fa meno male perché, vabbè, però io dico, è normale che stai a ciucciare un oggetto in plastica tutto il giorno, non è naturale, cioè comunque stai manifestando una dipendenza e il rischio di ricaduta è elevatissimo, perché quando la gente si stufa la lascia o fuma tutte e due. Poi dicevo, c'è il grande capitolo ipnosi. Ora, questo non solo per il fumo, in generale valutare l'efficacia di un trattamento ipnotico è cosa difficile. Ma perché? Perché sotto il cappello ipnosi c'è di tutto. Cioè, ipnosi indica una condizione psicofisiologica nella quale tu conduci un soggetto, poi quello che ci fai attiene alla tua formazione. Io sono un cognitivista e definisco il mio modello ipnosi cognitiva, però anche l'analista la usa l'ipnosi e fa la ipnoanalisi, per cui mettere tutto dentro il cappello ipnosi a volte veramente troviamo chiara tanta roba diversa ed è difficile per questo valutare l'efficacia, mentre è vero che trovi studi che hanno differenze enormi. Però ne riporto qua uno, un programma di sola ipnosi, un intervento di 3 sessioni, e alla fine del trattamento l'81% smette di fumare, il 48% lo fa nel follow up, quindi a distanza di 12 mesi. Cosa invece viene suggerito generalmente agli operatori sanitari che volessero dare una mano ai fumatori che intendono smettere di fumare, ovvero ad esempio i medici di base e gli operatori che si relazionano con dei fumatori? Allora, è interessante vedere come le linee guida sanitarie d'Europa e d'America suggeriscano come intervento principale questo modello delle 5A di derivazione americana, originariamente 5-based model, e lo richiedono proprio come intervento necessario col fumatore. Vabbè, vediamo insieme. Allora, sono 5A, ognuna è un verbo ovviamente, quindi la prima domanda, ask, quindi identifica la condizione di fumatore nel paziente, poi avvisa in maniera chiara la necessità di smettere, valuta se il fumatore intende farlo, intende smettere, supportalo utilizzando counseling e farmacoterapia, dove puoi vedere con counseling semplicemente intendono il informare sulle conseguenze negative sulla salute, banalmente, e alla fine predispone dei follow up. Cioè, questo viene indicato come il trattamento principale ai nostri operatori sanitari che volessero assistere un tabagista. Ma di fatto di che parliamo? Zio Pasquale. Com'è? Siamo ancora zio Pasquale. Cioè, andiamo a tradurlo nel concreto. Allora, chiedi se la condizione fumatore. Lei fuma? Sì. Avvisalo. Lei deve smettere di fumare. Le fa molto male. Questa cambio dottore. Va bene. Terzo step, valuta se desidera, vuole smettere di fumare? Sì. Assistilo con counseling e farmacoterapia, quindi le attacchiamo un bercellotto e gli diciamo quanto gli fa male, sai, ha avuto un infarto, ti farebbe molto male, la pressione aumenta, la tua condizione è a rischio, eccetera, eccetera. E poi dei follow up telefonici, ogni tanto sentilo per vedere che fa. Cioè, di fatto parliamo poco più di poco più di una pacca sulle spalle, di fatto. Cioè, questo ci dà il polso della situazione. Di fatto gli operatori sono inermi, perché con un intervento così non fai smettere di fumare, non basta semplicemente dire al fumatore informarlo sui danni della sua salute. Questo è il motivo per cui le immagini sui pacchetti non servono a nulla. Quindi c'è veramente una carenza molto importante che noi possiamo colmare in maniera molto efficiente con la terapia cognitivo-comportamentale, ad esempio. Ora, il tabagismo è una dipendenza, che come magari può darci anche dei contributi in questo senso, conoscendone altre, che
talvolta è più difficile anche da estirpare rispetto ad altre dipendenze. Il tabagismo non è un vizio, non è una cattiva abitudine, è una dipendenza, quindi il nome corretto è questo. Perché è difficile? Perché le componenti sono tre ed è veramente difficile. Non ricordo chi lo disse, ma una persona che disse no, in realtà smettere di fumare è facilissimo, io l'ho già fatto 10 volte. Era molto ricordato, vedi? Ecco. No, in realtà è difficile perché come dico sempre ai miei pazienti, sono tre le componenti sempre presenti in ciascuno e che si influenzano vicendevolmente. Allora vediamo, farmacologica, quindi ovviamente la nicotina, è una sostanza che se inalata raggiunge rapidamente il sistema nervoso centrale, circa 20 secondi. Voi siete comportamentisti, sapete la rapidità d'azione, quindi quanto conti in questo senso. Un fumatore medio, pensate, che si autosomministra la sostanza circa 200 volte in un giorno, con una media di 10 nanogrammi a sigaretta, cioè migliaia di volte in una settimana. Non esiste nessuna sostanza associata a una tale frequenza di autosomministrazione, nessuna, anche perché la disponibilità d'uso è maggiore, quindi parliamo di un comportamento veramente molto molto frequente, che entra a far parte delle abitudini iperapprese del soggetto. E questo ovviamente comporta un rischio molto elevato di formare ogni volta dei nuovi condizionamenti, col perdere la frequenza di somministrazione. Quando si legge, ma c'è scritto comportamentale, quindi la componente comportamentale della dipendenza, ovvero potenzialmente tutti gli stimoli associati all'inalazione diventano dei potenziali rinforzi positivi. Si distinguono più e contesti, dove con i primi intendiamo stimoli sensoriali, con te buona sigaretta dopo il caffè, dopo il pasto devo fumarla, con la sensazione in bocca assolutamente mi chiamo la sigaretta, eccetera, eccetera. I contesti, quindi ambienti, persone, situazioni, quando mi siedo sul divano la prima cosa mi devo fumare la sigaretta, dopo che faccio quella cosa lì la sigaretta ci vuole, quando vado al pub con tizio, eccetera, eccetera. Quindi potenzialmente ogni contesto diventa nuovamente uno stimolo condizionato. E poi la componente psicologica, dove con psicologica si intendono gli aspetti emotivi e cognitivi associati all'assunzione. Quindi sono stressato, bisogna assolutamente di fumare, quando sono felice mi devo dare un premio, fumo, è un periodo di lavoro intenso, ho bisogno di concentrarmi, devo trovare attenzione, ci vuole una sigaretta. Quindi nuovamente associato ad aspetti cognitivi ed emotivi anche molto diversi fra loro. E la cosa importante, riporto questo studio perché dice una cosa molto rilevante, ovvero il comportamento da fumo, quindi semplicemente il gesto di inalazione, in assenza di nicotina, produce effetti simili alla nicotina sull'umore e sul craving. Quindi fumiamo non tanto per la nicotina, ma per le altre due. La buona notizia, sapete qual è? Per questo non funzionano i cerotti. Secondo voi qual è la più facile da risolvere tra queste tre componenti? È quella farmacologica. Il nostro organismo, anche un fumatore di lungo corso con una dipendenza forte, l'organismo impiega circa 2 settimane per espellere la gran parte della nicotina in circolo. 2 settimane di astinenza e questa componente te la sei tolta di torna completamente. Poi addirittura ci sono delle tecniche che aiutano ad accelerare il processo di espulsione, però è la prima che risolviamo. Però la gente ricade dopo settimane, ricade dopo mesi, e non ricade certo per la dipendenza farmacologica, ricade per queste due che, se lasciamo scoperte, sono sempre una spina nel fianco. Poi dicevo, queste tre sono sempre presenti, è chiaro che in base al profilo individuale del fumatore avremo una dominanza di una delle tre. Allora, l'assessment di un tabagista. Una cosa che non ho detto, prima parlavo dei trattamenti, dicevo sono tantissimi e ho provato a conoscere il più possibile. Ora, quello che propongo io è un intervento rapido, inizialmente era di 3 incontri, adesso è di 2, con un terzo poi facoltativo su richiesta di richiamo, perché lo richiede, bisogna lo richiede. Allora, di questi 2 incontri, il primo è di valutazione e preparazione, il secondo è di astinenza. Poi a questo aggiungo un follow-up ad 1 mese, con tutti quanti.
Come? Dopo si può fare intanto le prime cose. Sì, se mi invitate io torno. Scusa, ma fai capire una cosa di studio che abbiamo messo prima. Te hai visto il libro nell'analisi sul trattamento, no? E risulta che la CBT è quella più efficace, giusto? Più efficace con che flexare, cioè quanto forte è questo? È molto efficace o poco efficace? Molto più degli altri. Allora, il confronto era con diverse classi di farmaci, e in particolare la NRT, cosiddetta, che serve la sostituzione nicotinica, e con altre... Perché io qui c'avevo un dubbio, non può essere molto più efficace degli altri, ma se le altre sono tutte molto basse, restano basse efficaci. Allora, ti dico le percentuali, le facciamo un po'. No, le effettuali non posso ricordare. Le percentuali sono circa 15%, parlo di quello con l'investimento, stabili con la sostituzione nicotinica, e arriva fino al 40% i migliori programmi di trattamento comportamentale. Ora qualcuno può sembrare poco, però guardate che è tanto, 40% col tabagismo è tanto. Però nonostante questi studi qui, queste review di meta-analisi sono molto forti, piene di letteratura eccetera, le linee guida nazionali e europee prevedono un modello centrale. Agli operatori sanitari, quindi il medico di base riceve questa indicazione, poi gli si dice, trattamento di elezione, terapia autocomportamentale. È chiaro che non si chiede terapia autocomportamentale al medico di base, però questo è il modello che ad esempio circola, non so, nei reparti di cardiologia, di oncologia, eccetera, eccetera. Quindi nonostante gli studi di efficacia viene perché poi si un dice, modello che non ha senso. No, perché poi si dice, se questo non va bene, fare la terapia con il comportamentale. Cioè se 5 anni va bene, in seconda scelta si sceglie quello che sarebbe la prima scelta. Queste sono le indicazioni che vengono date a credo medici di base, l'operatore, formale psicoterapeuta. Sono in generale, sì, in ordine di, diciamo, la TCC è fra i classe A, gli interventi di classe A. E invece le terapie ipnotiche, che a parte come dicevi prima, tante cose, è difficile inquadrare. Che tipo di studi hanno ricevuto, che tipo di evidenze hanno ricevuto? Sono molto variabili, nel senso che c'è chi ti dice che sono a fare di un placebo, chi ti dice che è la cosa migliore che tu possa desiderare al mondo, e chi ti dice che è una cosa molto buona. Non ci sono meta-analisi? Meta-analisi no, perché come tu sai, la meta-analisi per essere tale deve rispondere a dei criteri metodologici che accomunino, e in questo caso è impossibile, ma è un problema non solo del tabagismo, è un problema degli interventi ipnotici in generale, perché ti ripeto, quando tu parli di ipnoterapia c'è l'analista, c'è il cognitivista, c'è chi fa solo ipnosi l'americanata con lo script predefinito, quindi c'è veramente tutto dentro, però insomma vi posso garantire che se usata, se integrata bene la terapia cognitivo comportamentale ha veramente la capacità di potenziare moltissimo l'efficacia. Io lo sperimento spesso e la combinazione dei due veramente si potenzia a vicenda. La mia casistica, insomma ormai da un po' di anni che lo faccio, ad un mese dall'astinenza riporta percentuali stabili di astinenza, perché per astinenza intendo non hai mai fumato. Il paziente che mi dice un tempo ne fumavo 30, adesso 2, per me è un fallimento, quindi ritengo come astinente quello che non fuma zero da quando mi ha lasciato, le percentuali sono 80%. Perché con l'ipnosi, tra l'altro, dai al paziente uno strumento di autogestione formidabile come l'ipnosi. Certo, il metodologo ti direbbe il campione può essere piccolo, poi magari sei bravo te, lo faccio io. Certo, il mio campione non sarà di la meta-analisi citata qua, ovviamente, non è un dato ufficiale, però è da tenere presente, insomma. Allora, la valutazione del paziente del tabagista. Sono un pochino scombinate, però si legge bene. Allora, la domanda più difficile, lo dico sempre al paziente, la domanda più difficile è perché vuoi smettere di fumare? È difficile per lui ed è difficile per voi, perché da là dipende tutto, cioè da là si costruisce l'intervento. Ovvero analisi motivazionale, quindi quello che dico sempre, non mi dare la risposta politicamente corretta. Fumare fa male, fumare costa tanto. No, devono essere motivazioni veramente che spingono una persona a prendere quella decisione. A volte sono quelle
potremmo dire più bizzarre, più insolite, ma vanno bene così. È importantissimo che voi le troviate e ci perdiate un po' di tempo su questa risposta, perché da là deriva il trattamento. Vi devo dire la verità, a me sono pochissimi i pazienti che mi hanno detto che smetto perché costa tanto. Io direi per paura, una paura, smette per paura. Devi andare a vedere che colpa è la tua di paura, no? Perché quello che dice lui, per me vale in tutte le psicoterapie rispetto a qualunque problema, no? Cioè, bevo, non voglio vedere bere perché fa male, sì, a te, cosa fa male a te. Esatto. No? Quando ti immagini il tuo futuro, perché il futuro è tuo, esatto. No? Perché sennò, se non c'è una motivazione tua, è il principio, poi è quello che fa gonfiare proprio la violenza, qualsiasi. Esatto. Non so, potrei fare tanti esempi, tipo, ricordo una donna, perché le fa male, generico, che male ti fa? No? Sei relativamente in salute, perché voleva smettere, perché era una donna giovane, di bell'aspetto, che ci teneva alla presenza e aveva paura degli effetti che aveva appunto sull'estetica. E viveva un terribile conflitto cognitivo perché un suo ex anni addietro le disse: tu sei molto sexy quando fumi, e quindi voglio fumare perché sono convinta di questo. Dall'altro ho una paura, voglia che poi vengono le rughe, la voce, le rughe, e su quello è sempre stato usato il trattamento, per cui in ipnosi l'ho fatta vedere da lì ad un anno fumatrice, brutta come la peste, e dall'altra parte invece una persona con un volto minoso, una belle eccetera eccetera. Quindi il trattamento è stato orientato, e se non si riesce a individuare veramente la motivazione forte, il trattamento non lo fai, ti fermi lì, e a volte questa è veramente la parte un po' più difficile. Ricordo ad esempio un'altra, una donna con la quale è di tantissime difficoltà. Allora, questa è una, un mio collega che fa solo ipnosi, e quando vede casi più difficili dice: no, vai dallo psicologo, lui non è psicologo. Quindi quando mi arriva da lui già so che sono casi difficili. Arrivo a questa donna, che già come entrava, insomma, aveva un atteggiamento di una depressa sostanzialmente, e infatti poi la cosa si confermò al colloquio, quindi una depressione abbastanza importante, una persona che non lavorava, che aveva giornate tutte grigie, tutte uguali, senza motivazione, senza supporto sociale, senza alcun interesse di smettere a fumare. E tu, lei perché vuole smettere di fumare? La risposta fu: perché fra 10 giorni, quindi se vieni un po' più tardi, fra 10 giorni devo andare, non so dove, in Sud America a trovare dei parenti, devo affrontare tipo 15 ore di aereo, so che non ce la farò, impazzirò, quindi lei mi deve togliere la voglia di fumare in modo tale che io vado lì, sono le 2 settimane, torno in Italia e mi metto a fumare. Cioè, di fatto non c'è una richiesta. Su cosa andiamo? Tu non vuoi smettere di fumare, cioè tu paradossalmente mi chiedi di essere complice con la tua dipendenza. E lì la tentazione era di salutarla e chiuderla lì. Provo per cercare di trovare qualsiasi cosa con la quale agganciarmi, però questa persona era veramente difficile, poi rispondeva a stento. Alla fine, sapete su cosa ho trovato? Nei suoi racconti notavo che spuntava spesso un cane, cioè diceva che passava le sue giornate a Porta di Roma e lo faceva accompagnare il cane, tornava a casa, lei non mangiava perché chi se ne frega se non mangio, ma penso al cane, il cane, mi è venuta da buttarla lì e ho detto: signora, non sa che secondo alcuni studi recenti il fumo di terza mano fa malissimo agli animali domestici? Oddio, e si è attivata, e poi questa attivazione, nel senso, ho trovato qualcosa, ed era vero, non ho inventata. Il fumo di terza mano, se non lo sapete, è il fumo che si deposita sui tessuti, sui tappeti, esatto, ed è vero che gli animali, soprattutto i cani, per via delle loro narici, insomma, sono molto più sensibili, aumenta il rischio di diabete, eccetera, eccetera. Le ho raccontato tutte queste cose, le ho enfatizzate molto, e lei lì si è veramente molto attivata, però il cane mio, morello, libero. E quindi l'ipnosi e tutto il resto è stata orientata sul cane, non su di lei, perché lei ha detto: ma se io muoio, chi se ne frega? L'importante è che non muore il cane mio. E allora l'ipnosi è stata orientata tutta quanta sul cane: signora, dobbiamo salvare la vita a questa bestia. Sì, mi ha convinto a smettere di fumare. Ha smesso di fumare, è andata in viaggio, è tornata, l'ho sentita dopo un mese. Signora, come va? Ho detto: da quando sono lasciati non ho più fumato.
di sapere, detto, però non lo vedo mai. Quello ci sono altre idee. Vabbè, insomma, andiamo. Valutare le paure di smettere. Ci sono delle paure? Cioè, prova a immaginarti un fumatore che ti spaventa e qua anche le risposte sono caratteristiche, sono persone che dicono ho paura di perdere la mia amica, come farò senza di lei, è stata una compagna di viaggio, me ne devo separare, importante vedere. Valutare precedenti tentativi, strategie di coping, spesso la gente fa tanti tentativi e falliscono. In genere i pazienti la prima cosa che dicono è quella: ah guarda, io dico, io ho provato questo, quello, non ha funzionato niente, lo sappi che è come. E dico sempre va bene, sono contento, perché se lei mi dice che ha già sbagliato tante volte, io so quale errore non devo commettere. Quindi va bene così, non fa niente, si può sbagliare tante volte, ma questo non predice un ulteriore fallimento. Tentativi di coping che funzionano e non funzionano, ovviamente andiamo a enfatizzare quelli buoni. Risorse individuali e persone di supporto, questo ovviamente è importante, quindi questo è un partner, questo è un gruppo, le motivazioni che abbiamo detto in precedenza, test di Fagel, sono proprio un test che valuta, quantifica la dipendenza, analisi della giornata tipica, ovvero è importante osservare tutte le condizioni più frequenti in cui la persona è solita fumare. Dove, quando, perché, in quale stato d'animo, eccetera, eccetera. Nella giornata del fumatore tipicamente gran parte degli episodi si ripetono, sono un po' delle routine abbastanza consolidate. Questo serve a noi per individuare dei primi possibili condizionamenti, o almeno quelli più radicati, ovvero iniziare a proporre poi, sul fine della seduta, dei primi tentativi di decondizionamento, quantomeno. E poi in genere in prima seduta valuto anche le risorse della persona a lavorare con ipnosi. La chiamo induzione di verifica, ovvero è un'induzione con la quale cerco sostanzialmente di capire che il livello di diciamo profondità di transipnotica riesco a ottenere con quella persona, cerco di comprendere quali sono i canali sensoriali che predilige quella persona, perché in ipnosi di Maggeri c'è chi lavora molto bene con alcuni canali piuttosto che altri, queste sono informazioni importanti da tenere presenti poi per la sessione di ipnoterapia, ovvero cerco di valutare tutte le caratteristiche individuali che mi permetteranno poi di offrire un trattamento che sia il quanto più possibile personalizzato. Ecco, lei mi diceva, il colloquio preinduttivo. Fondamentale è discutere prima dell'induzione alcuni pregiudizi e luoghi comuni, perché questi spesso innalzano moltissimo il livello di resistenza, ostacolano l'accesso delle persone all'ipnosi e sono veramente tantissimi, potete immaginarli. I pregiudizi possono essere negativi o positivi. Negativi: dormo, sono passivo nei confronti dell'altro, perdo la coscienza, non mi ricordo più niente, mi fai fare quello che vuoi, la gallina, queste cose qua. No, e poi ci sono anche i pregiudizi. Quanto tempo? Perché io non so, ok. Però in aggiunta ci sono anche pregiudizi positivi, l'ho messo tra virgolette. E non so perché, se non sono affatto positivi. Allora, io queste persone qua li chiamo gli entusiasti dell'ipnosi e non avete idea di quanti se ne incontrano quando la gente ti conosce come ipnoterapeuta. Cioè, gli entusiasti dell'ipnosi sono quelli che hanno dottore, c'è un attacco di panico da 10 anni, episodi depressivi, la moglie mi lascia, soffro lo stress, mi fa un incontro di ipnosi e scoprono tutto. Se avanza tempo ti spiccio casa. E ce ne sono tanti, purtroppo ce ne sono tanti. Quando è possibile si correggono queste attitudini, altre volte semplicemente dici no, perché attenzione, gli entusiasti di ipnosi spesso sono i non motivati al trattamento, perché se io smetto, non smetto, dipende da te. Io te l'ho detto, io ti do la mia disponibilità, ti do le chiavi della mia mente, fa tu. No, io dico sempre è un contratto, si lavora insieme, la condizione sine qua non è che tu desideri smettere, ti impegni a farlo, io ti do gli strumenti per riuscirci, ma se tu non vuoi no. Ce ne sono tanti, come vi dicevo prima, e qui ho riportato questa email semplicemente perché
ho potuto conservare essendo una membro, telefonate ne abbiamo tante del genere. E vediamo insieme, adesso mi avvicino che non leggo neanche io. Allora, questa persona mi scrive: ho 58 anni, fumo da quando ne avevo 10. Ma c'ha 10 anni. Vabbè. La mia forza di volontà rispetto al fumo è nulla. Faccio ginnastica le mattine, sono un musicista, eccetera, eccetera. Ho provato tante volte con fallimenti ripetuti. Per me la sigaretta è un premio, come lo zuccherino per un cavallo o il pescetto per una foca. Ebbene sì, sto cercando una bacchetta magica che scavalchi la mia nulla forza di volontà, qualcosa che il mio malgrado mi desse un comando on-off. Ho pensato che l'ipnosi può essere quel click. In sintesi la domanda è: se lei pensa che l'ipnosi mi faccia fare click come un automa, allora mi imbarco in una nuova avventura, altrimenti temo di perdere tempo. Anch'io. Sono tanti, nel fumo e non solo nel fumo, che vogliono queste richieste, per cui ecco, i pregiudizi positivi sull'ipnosi sono altrettanto pericolosi quanto quelli negativi, quindi quando è possibile si rimodulano, quasi sempre c'è bisogno di farlo, quindi è la norma, però quando sono così estremi bisogna un pochino giungere a una contattazione chiara, altrimenti è inutile. La preparazione, allora, come dicevo in occasione del primo incontro, potete così mangiare un po' corposo, procedo ad una preparazione psico-fisica all'astinenza che avverrà 7 giorni dopo. Diario del fumatore, ovvero classico ABC, sulle gran parte delle occasioni in cui si trova a fumare. Questo serve ad aumentare nel tabagista la consapevolezza del comportamento, oltre che all'operatore per personalizzare poi l'intervento. Ed è veramente affascinante questa cosa, perché ci si stupisce sempre di come un gesto che, diciamo, viene ripetuto 200 volte al giorno, migliaia di volte nella vita del fumatore, però nonostante questo la consapevolezza rispetto alla dipendenza da fumo è veramente molto bassa. Per quelle persone che dicono: ah, ho scoperto che quella cosa che ritenevo fondamentale in realtà pesa poco, cose alle quali non davo alcun peso in realtà sono determinanti nella mia dipendenza, quindi servono molto anche a loro, oltre che a noi. E tra l'altro questo lo fa, non so perché, però in genere i pazienti non amano i compiti a casa, no? Se li fai fare l'ABC a altri tipi di pazienti, il fumatore devo dire che ha una alta compliance, vabbè, non lo so perché. Allora, test dell'elastico, cosiddetto test dell'elastico, serve anche questo a preparare l'astinenza. Allora, cosa consiste? Semplicemente regalo un elastico, Marco regala i braccialetti e io regalo gli elastici. Ovvero gli chiedo di avvolgerlo verticalmente intorno al pacchetto e gli chiedo, ogni volta che ha bisogno o voglia di fumare, ovviamente dove il pacchetto è avvolto da un elastico, allora domandarsi perché vuoi fumare questa sigaretta, perché proprio ora, quali sono i motivi specifici. Infatti questa domanda, pensaci un attimo, se proprio non ne puoi fare a meno puoi togliere l'elastico e fumi, altrimenti metti il pacchetto a posto. Ora, questo che può sembrare una cosa stupida, l'elastico, in realtà è un enorme ostacolo che tu metti fra l'impulso e l'azione di un comportamento. Cioè, che la domanda e il bisogno è la domanda che ti pone. L'elastico è la domanda, esatto, che ti pone. Esatto. Le dipendenze, i comportamenti impulsivi, sono tipicamente dei comportamenti automatizzati. Il modo migliore per prevenire, correggere, monitorare questi comportamenti è aumentare il livello di consapevolezza. Questo è un modo per farlo. Molti fumatori, allora, mediamente in un fumatore adulto di lungo corso c'è circa il 50% di cosiddetto fumo inutile. Si chiama fumo inutile tutte quelle sigarette che me le trovo già accese in bocca, le fumo fino alla metà, poi mi fanno pure schifo e le butto, sto fumando e mi dico: ma perché ho accesa, quasi non me ne sono accorto. Quello è il fumo inutile, circa il 50%. Basta semplicemente inserire questo elemento di consapevolezza, quel fumo inutile già tu l'hai buttato via. E in più ti porta a domandarti perché e darti una risposta, quindi di nuovo analisi comportamentale e ABC.
Vabbè, dieta disintossicante, semplicemente sono delle piccole indicazioni che servono ad accelerare il processo di espulsione della nicotina dal organismo. Il tipo aumentare il consumo di fibre, bere fino a 2 litri d'acqua perché la nicotina è idrosolubile e bere di più consente di espellerne di più, ridurre caffeine alcolici per vari motivi. Uno di questi è che, ad esempio, l'alcol è tendenzialmente una disinibisce un po' il comportamento e quindi in genere predispone maggiormente, oltre a motivi di associazione fotosensoriale, quindi piccole indicazioni alimentari. Poi spesso alcune persone hanno problemi, non so, di stanchezza, lo dicono le persone male, quindi sono piccole indicazioni che cercano di correggere il possibile effetto. Alcune iniziali piccole prescrizioni, piccole ma importanti prescrizioni comportamentali, ovvero iniziare a decondizionare sulla base di quell'analisi della giornata tipica e quindi cambiare delle routine, sapere una certa cosa fare in maniera diversa, iniziare insomma un po' a decontestualizzare il comportamento dai cue e dai contesti. Potenziamento motivazionale, se necessario, cioè comunque bisogna, è importante farlo sempre, in alcune persone molto, come ad esempio che ho portato prima, in altre meno, però comunque è importante farlo. E anche lì le motivazioni dovranno essere quelle individuali, quindi mai partire con diciamo lista della spesa già preparata prima, no? E preparare il giorno del cambiamento, allora io lo chiamo giorno del cambiamento, cioè il giorno in cui smetti di fumare. Il giorno in cui diventa astinente è un giorno importante, dobbiamo dare la giusta enfasi a questa giornata, un giorno del cambiamento perché cambia in meglio la sua vita, però è davvero, cioè a parte il gioco di parole, smettere di fumare non è buttare via un paio di scarpe, cioè stai veramente rinunciando quasi a un'estensione della mano, cioè stai rinunciando a qualcosa che accompagna i tuoi ricordi, che è presente nelle tue foto, nelle tue memorie. Non è così da poco, quindi è giusto dare anche una certa cornice a quell'evento, oltre che una serie di indicazioni, diciamo, di bonifica e prevenzione anche delle ricadute mediante interventi sull'ambiente. E poi ristrutturazione cognitiva, sia qua che poi nella successiva seduta. La ristrutturazione cognitiva con alcuni fumatori è veramente cosa dura, perché hanno dei bias pazzeschi e anche là non serve entrare in disputa, ma lo sa quanto le fa male, ma lei ha già avuto un infarto, ma le arterie, ma la pressione, ragazzi lo sanno, cioè hanno familiari, hanno medici, hanno tutti contro, che li colpevolizzano, che li costrillano in faccia, non serve a nulla, si sono infartuati e continuano a fumare, l'ultima mia paziente è una donna al quinto mese di gravidanza con delle perdite che fumava 30 sigarette al giorno. Cioè sono persone che veramente vengono terrorizzate sul piano sanitario e non si scherza perché rischiano grosso, però non basta, perché a volte veramente hanno dei bias molto radicati e devi un pochino andare a lavorare lì per cambiare qualcosa. Non so, ecco, viene in mente una paziente, mi dice a un certo punto, sì che poi diciamo ce l'ha tutta, sta storia che il fumo fa male, alla fine a me mi ha fatto solo bene. In che senso? Dice no, io all'inizio avevo solo questa ipotesi, poi negli anni l'ho confermata. A casa mia sono anni che mia figlia grande, mio figlio piccolo e mio marito sempre stanno malati, chi c'ha la febbre, chi c'ha l'influenza, a me non mi piglia mai niente. La spiegazione che mi sono data è perché io fumo. E quindi il fumo di sigaretta scherma i miei polmoni, mi tutela, mi protegge da batteri, quindi io non mi ammalo mai perché fumo. Una volta che ho provato a lasciare un po' le sigarette, dopo 2 giorni c'avevo una tosse che non ce la facevo più. Ora, che è vero, ma perché? La tosse è un sintomo positivo. Positivo in che senso? Sono i bronchi che si stanno liberando e quindi aumenta un po' il colpo di tosse. Ma perché stanno ripulendo, non perché ho smesso di fumare e venire in accidenti, no? Però ne è fortemente convinta, ma tanto, e se non lavori lì non ne esce. Quindi,
passeranno una settimana dove metteranno in pratica tutte le cose discusse insieme. Quindi tutta la prima parte è fatta in un colloquio? Sì, quello che abbiamo visto finora, sì. Ho detto un colloquio corposo. Sto con la luce in mano. Sì, poi in genere mi assicuro di aver raggiunto l'obiettivo prima di passare al successivo, per cui se necessario ci spendo un po' di più quando lo mando a casa senza avere bene, perché è un intervento rapido, quindi diciamo la difficoltà quando fanno interventi così rapidi è che non ti puoi permettere di recuperare in seduta successiva come si fa in psicoterapia normalmente, e in questo caso te la devi un po' giocare subito, quindi devi assicurarti di aver raggiunto l'obiettivo, quindi se necessario ce lo tieni un po' di più, per esempio non metto mai due appuntamenti su rapida successione, non sto proprio con l'orologio in mano, è chiaro. E quindi loro trascorreranno una settimana dove avranno preparato l'astinenza. Ah, la richiesta poi, grazie alla richiesta. Scusami, preparato l'astinenza perché cioè dal primo colloquio uno non smette di fare, no, quindi puoi no, fare. Preparato perché, come dicevo, quel discorso del fumo inutile e tutte le altre cose di presenza, la richiesta è di provare a ridurre fino al 50%. Con l'elastico? Sì, soltanto con ridurre l'elastico, ma ce la fanno. Allora, 50% perché? Perché è una riduzione tale, da un punto di vista fisiologico, non comporta l'insorgenza di craving. Quindi questo mi consente di valutare le abilità di controllo residuo sul comportamento. Se una persona fuma 20 sigarette e, come è capitato, mi torna dopo una settimana che dice ne ho fumate 30 al giorno, mi sta dicendo tanto. Sono eccezioni, perché gran parte invece delle volte riescono a dimezzare tranquillamente, sì. Ci vediamo la seconda volta, quindi dopo una settimana, giorno del cambiamento, si smette di fumare. Loro l'avranno preparato prima di entrare e quindi lo chiedo di farlo la mattina, quando esce di casa, prima di venire da me, di fare un piccolo rituale. Gran parte lo fanno, qualcuno invece fuma l'ultima sigaretta prima di venire in studio, capita spesso. Infatti l'ultima volta che è arrivata una persona è passata sotto casa mia e dice c'era, dice ma sotto casa lui, adesso una che stava sulla porta con il piede fuori arrivano che puzzano di fumo e se ne fumano 8 di fila, no, perché so che poi quando poi di norma dovrebbero venire dopo aver fatto quel piccolo rituale a casa. Allora, ovviamente si fa una revisione, al di là del fumatore, si commenta insieme che cosa ho imparato di nuovo, cerco di capire i nuovi condizionamenti che vengono fuori e lo discutiamo. Poi, introduzione al craving e tecniche di fronteggiamento. Ora, la letteratura ci dice che la grandissima parte delle ricadute avvengono perché le persone non sanno assolutamente nulla del craving e non hanno idea di come il craving si gestisca. Perché da quando smetti di fumare poi ti trovi da solo di fronte a questo mostro che ti dà tanta angoscia, che non sai gestire, che non conosci, e la difficoltà è tale che ti trovi inerme, disarmato e irritabile. Quindi è fondamentale spiegare il craving, spiegarlo da un punto di vista fisiologico, spiegare come si presenta il decorso del sintomo, la sua frequenza, la sua durata, spiegargli come si può manifestare, spiegargli che alcune cose, se si presentano, sono da accogliere positivamente, come dicevo prima, la tosse o altre, quindi non si preoccupi, ma anzi, ottimo che ci sia, pensa che ogni volta che succede le sta buttando fuori la pneumonia, e soprattutto tecniche di gestione. Questa è la parte, diciamo, direi che è proprio il nucleo di questa seduta. Tra l'altro io ho prodotto un manualetto che consegno. In questo manualetto ho elencato una selezione delle tecniche che in generale ho visto essere più efficaci con gran parte dei pazienti. Poi al di là di queste, con lui o lei, insomma, discuteremo quelle invece individuali, cioè quelle che per la persona funzionano di più, in base alle sue caratteristiche, in base alla sua dipendenza, perché attenzione, può darsi che ci siano persone in cui, ad esempio, domina la componente tattile.
a sentirle fra le mani, quando lo apro, quanto mi piace maneggiarla fra le dita, o sentirla mentre cammino che preme in tasca, sulla coscia, eccetera, eccetera. Cioè, questo è un aspetto, oppure in altri ci sarà un aspetto sensoriale, olfattivo, oppure quello cognitivo, emotivo, eccetera, eccetera. Quindi in base al profilo individuale del fumatore tracciato in prima seduta, qua si daranno delle strategie altamente personalizzate. Ed è importante questo. Tra le strategie di gestione del craving c'è l'autoipnosi, che magari discuteremo più in dettaglio, e poi, se necessario, ancora la ristrutturazione cognitiva. Dopo aver discusso questo, si fa la vera e propria seduta di ipnoterapia per il fumo. E quindi è una sessione che ovviamente sarà stata preparata in base alle informazioni che ho avuto in prima seduta, e quindi anche in base alle abilità individuali di lavorare con questo strumento, per cui andrà usata sempre diversamente. Allora, in cosa consiste? La sessione ipnotica ovviamente dovrà essere cucita addosso al cliente, quindi motivazioni, risorse, paure, suscettibilità ipnotica e canali sensoriali di riferimento dovranno essere considerati e utilizzati con quella persona. In generale, credo che oltre alla personalizzazione, l'altro elemento veramente determinante è l'esperienza emozionale, secondo me. Cioè, quelle che funzionano di più, le sessioni che funzionano di più, sono quelle che si associano ad una più importante esperienza emozionale data al paziente mediante imagining, quindi un'esperienza immaginativa. E quando intendo esperienza emozionale, allora immaginate che in ipnosi si riescono a esperire le emozioni in maniera molto molto intensa, quindi molto più di quanto fai con un normale colloquio. Perché con un colloquio posso razionalmente paventarti una possibilità, discutere di un rischio, di un beneficio. In ipnosi te lo faccio vedere, te lo sbatto in faccia in un certo senso. E quindi in senso negativo, in senso positivo, l'emozione viene amplificata. E bisogna un po' stuzzicare l'occhio su questo aspetto. Capita spesso che nel paziente in questa fase si facciano dei grandi pianti. Più piangono più sono contento, perché vuol dire che stanno veramente... Anche attacchi di panico? No, grazie a Dio, non ho sperato. Però importanti reazioni del genere, sì. Ovviamente poi al pianto poi devi far seguire esperienze di gioia e tutto, non puoi essere solo punitivo, è chiaro. L'esperienza emozionale offerta mediante imagery, cioè gli faccio vivere un racconto al paziente, una lunga storia all'interno della quale lui sarà chiamato a prendere una decisione, è messo di fronte ad una possibilità. Ovviamente è una scelta un po' vincolata quella che gli offro, però lui è in grado di decidere e deciderà sicuramente per il meglio, ovvero la possibilità di agire un cambiamento in prima persona. Questo in generale, quando si lavora con imagery, è fondamentale che sia vissuto in prima persona e non in terza, per cui loro sono protagonisti di una storia, io in prima persona, prendono delle decisioni, si muovono all'interno del racconto, fanno cose dell'oggetto e quindi vivono delle esperienze importanti. Ovvero il senso, diciamo, psicologico della storia che faccio vivere al paziente qual è? Quella di smettere di fumare, quindi raggiungere un obiettivo, raggiungere una condizione psicofisica ottimale, un forzo positivo, e allontanare così il rischio di condizioni avverse, un forzo negativo, che gli ho fatto vivere in maniera brutta. Punizione. C'è dentro tutto. Modulare in base al paziente, per cui per alcuni pazienti è più indicato uno di questi aspetti, per altri, però in genere quando posso cerco di inserire tutti questi elementi nella loro esperienza. Quando si sta in ipnosi? Ma in genere questa qua mi dura una minuti. Ah sì? Così? Lungo, corto, l'ho detto? Cioè, pensavo che fosse più breve, cioè 20 minuti di ipnosi così. Sì. E perché è lunga, faccio fare tante cose. E lo decide l'operatore,
cioè nel senso può durare 30 secondi come 2 ore, dipende dal lavoro che fai. In questo caso c'è da lavorare tanto, lo faccio solo in quella seduta, quindi devo farlo in maniera insomma ricca, e quindi all'incirca mi dura una ventina di minuti, perché sono 20 minuti di monologo di fatto, in cui l'altro piange o ride. Allora, le suggestioni. Le suggestioni, diciamo, sono di fatto lo strumento di lavoro. Possono essere tante, possono essere di vario tipo, vediamo una possibile classificazione nel fumo. Allora, ipnosi, suggestioni ristrutturanti positive tendono ad evidenziare i vantaggi individuali associati all'astinenza. Si potrebbero anche attivare dei comportamenti alternativi atti a sostituire gestualità precedentemente legate al fumo con altre nuove. In questo modo si creeranno dei rapidi segnali di condizionamento ipnotico che da soli spesso possono attivare degli stati di autoipnosi. Anche qua vanno personalizzati, non so, quando un esempio potrebbe essere quando la mano entra in tasca con l'obiettivo di prendere una sigaretta, si chiude a pugno. Cosa vuol dire capace spesso di attivare brevi stati di autoipnosi? No, che con questo comando post-ipnotico, quando agito da solo è in grado di attivare in maniera molto transitoria, seppur piccola, dei brevi stati di modificazione di coscienza. Quindi quando agisci con una suggestione post-ipnotica, ovvero un contento che poi hai condizionato, vai anche di fatto poi a rapidamente ridurre un po' di vita. Quindi c'è l'indebolimento del sasso, ci dicevi, e funziona in questo modo? L'obiettivo è a automatizzare un gesto nuovo che sostituisca il precedente. Sì. Suggestione ipnotica avversative. Evocare un forte senso di avversione per il fumo. Queste sono più utili con i pazienti passivi, quelli che fa quello che vuoi ma fa tutto tu. Passivi alla terapia, però ecco, vanno usati con moderazione, non tanto per una questione etica, per una questione scientifica, cioè nel senso, come sapete tutti, la punizione generalizza meno, funziona meno dell'influsso positivo. Ci sono ad esempio, mi divertono tanto i programmi, quelli proprio comportamentali hard, degli anni 70, di origine molto americana sul fumo, che sono delle cose terribili, sono tutte tipo arancia meccanica, per cui fumi in un modo tale che ti prova disgusto, devi annusare una cenere raccolta in un certo modo, sono simpaticissimi, però per esempio non l'ho mai usati, ma perché non funzionano? Perché sostanzialmente tu chiedi all'altro di autosomministrarsi un'esperienza avversa e non generalizza, per cui la persona si stufa e non lo fa. Però in ipnosi la cosa è un po' diversa. In ipnosi si usano, si possono usare, funzionano, ma appunto con cautela. Con cautela, oltre alle ragioni che ho appena detto, perché? Perché tra l'altro può accadere che se gliele impartisci in ipnosi, vengono realizzate, funzionano, però non vengono accolte al paziente. E questo potete immaginare che conseguenza. Oltretutto non è detto che funzionino, e se non funzionano possono compromettere il prosieguo della terapia. Quindi a volte sì, a volte no, a volte anche, insomma dipende sempre dal paziente. Alcuni la vogliono proprio. Ricordo una donna che è un caso molto difficile, che l'aveva provata di tutte, l'ultima prima di venire da me era proprio uscita dal secchio, l'avevo avuto un frattento lungo, così, anche questa qua bassa motivazione, eccetera, eccetera, e con lei usai più suggestioni, soprattutto di nausea, quindi le dissi quando inalava era come del gas nervino che riempiva i polmoni, sensazioni di tosse, di nausea, che induceva il vomito, una reazione, queste cose qua. Viene una settimana dopo e mi dice: me le dà quelle cose del vomito che mi hanno aiutato tanto? Va bene, non tenta tu, per dire, però non è la norma. Allora, fra le più comuni sensazioni, come ho detto, di nausea, vomito, vertigini associate al fumo, rigidità della mano, impossibilità a prendere la sigaretta, sigarette come serpi, eccetera, eccetera.
È importante che vengano ovviamente coinvolti tutti i sensi interessati, quindi il gusto, il fatto, la vista, eccetera, eccetera. Oh, proiezione nel futuro. Si parla sempre di pronosi nel senso regressivo. A me piace molto invece la proiezione nel futuro, cioè usare l'ipnosi, e questo funziona molto bene anche con altri pazienti, condizioni depressive, cose del genere, ovvero ti faccio andare nel tuo futuro, non so da qui, tra un anno esatto, e ti mostro due te diversi, uno che ha compiuto la scelta A, l'altro ha compiuto la scelta B, ti metto di fronte alle due realtà. Uso degli stratagemmi che mi consentono poi di spostarlo a mano, non so, in genere io uso questa tecnica, porto di fronte a due specchi, uno grande grande, l'altro più piccolo, da una parte quello piccolo c'è il sé che ha preso la scelta diciamo sbagliata, dall'altro il sé che ha preso la scelta giusta, e quindi vedi te stesso, interagisci con lui, ti immedesimi nell'altro, e quindi ti faccio vedere quali sono le conseguenze. Quindi consente di visualizzare se stesso da ex fumatore, ovvero da fumatore. Ora, io qua ho messo un audio, però non vedo l'icona, quindi non so se funziona, proviamo a farlo partire, perché in questo audio c'è un paziente, è il colloquio post-ipnotico, quindi dove generalmente commentiamo la seduta, lei c'è la sessione ipnotica, e lui racconta un po' quello che ha visto. Ci ha visto se stesso da una parte ancora fumatore, dall'altra invece ha smesso di fumare da un anno. Vediamo se parte. Beh, poi ripetendolo può capitare. Ma questo è un pensiero proprio un piacere di sembrare un mese di matti, cioè proprio per conto una settimana. Vivere con tutto ciò che sta intorno,
e sono immagini che colpiscono talmente tanto, poi magari da quando li senti a distanza di tempo ti dicono, io ho sempre visto in mente, oppure mi dicono, a volte mi viene un po' la voglia di fumare, ma subito mi salta in mente quell'immagine e passa tutto. Non posso proprio vederla. Quello è bello, sì. Che l'ha pensato. Hai capito? E per questo dico l'emozione come il motore del cambiamento, perché in quel caso tu l'hai visto, l'hai toccato con mano. In quello secondo te il fatto che per esempio questo utilizzo che fai dell'idea dello specchio, no? Cioè io la trovo un'idea molto buona, no? Invece che fargli semplicemente, perché sennò potrebbe sembrare una tecnica un supporto della percezione in cui tu hai un pensiero, no? Che o vai da una parte, succede questo, vai dall'altra, succede questo, è una dimensione narrativa, immaginativa importante, però qua è proprio, come dire, un impatto visivo in un caso molto duro, per esempio, no? Visto questo, tutto piegato, uno schiavo, eccetera. No? Ah, mi chiedo se, per esempio, anche il fatto che hai scelto l'utilizzo del vedere, cioè di uno stimolo così importante, così forte, e che però è focalizzato in una sorta di foto, più che visto cosa fa, cosa non fa, cioè come ti vedi se fai una scelta piuttosto che un'altra, no? Se è un po' più forte che la dimensione semplicemente narrativa, no? Oppure immagine, film, eccetera. Non so. Perché è vero quello che dici tu, no? Sicuramente il pacchetto di sigarette con la scritta morirai domani non funziona, perché le minacce non funzionano, però l'impatto di qualcosa che è una foto e non è, mentre in altre patologie la dimensione narrativa diventa importante, no? A me sembra che qua l'impatto con un'immagine forte, statica, cioè io sono così se fumo, non così se non fumo, mi pare una partenza funzioni un po' meglio che semplicemente diciamo la termine genetica come la usiamo in altre patologie. Cioè come se la minaccia, è vero che la minaccia non funziona, però un certo tipo di presa d'atto molto forte, molto importante, anche le parole che usa, no? Cioè dice, questo mi sento uno, cioè lì ero uno schiavo. Schiavo, sì, parole che poi non ho usato, cioè sono tutti i termini suoi. Esatto, questo stavo dicendo, no? Se un'idea di un diverso tipo di impatto, no? Che non è la scritta sul pacchetto di sigarette, però è un impatto visivo importante, forte e fermo. Più che, io sto pensando se altre patologie, se le fobie, eccetera, no? Come invece la dimensione del racconto, cosa ti succede, cioè, è molto più presente. Qua mi sembra che invece il pacchetto di sigarette usato in un altro modo, la scritta può funzionare. Allora, secondo me non è che non funzioni mai la minaccia, chiamiamola così. Funziona, secondo me, se tu gli dai l'alternativa. Ti succede questo, però tu puoi fare altro. Però hai sbagliato, scusa, lì però non è una minaccia, è una scelta, cioè un attimo. Però c'è un'immagine. Però attenzione, puoi andare incontro a questo. Allora, un cosa che io ti dico, morirai, avrai un infarto. Finisco. La donazione qual è? Di difesa. Iniziare ad alzare le spiegazioni, l'ho mentalizzato al punto da capire le cavolate che ho detto e quanto non si applica a te. Se io ti dico, avrai un infarto, se c'è qualcosa di brutto, però hai anche la possibilità di scegliere ed è una condizione di vita decisamente migliore a quella attuale, a tal punto che potrai scoprire nuove risorse, nuovo benessere, soddisfare le persone che stanno intorno, cioè è diverso. Quindi le sigarette da una parte la minaccia da un paesaggio. Questa è una modalità, in quella che scrivo prima invece c'è proprio la storia, esatto. Dove loro fanno cose. Però sono molto, mi incuriosirebbe, no, conoscere i tipi di persone con cui funziona una modalità e l'altra, perché non sia casuale che ci sia una rispondenza di un certo tipo in alcune persone e sull'altro versante in altre, sì. No? Dipende ovviamente quello che vedevo anche del canale sensoriale. E, ecco, tipo ad esempio questo qui era un gelataio. E cosa che capita raramente, uno dei suoi canali sensoriali prediletti era l'olfatto. Ora l'olfatto da un punto di vista evolutivo è diciamo più primordiale, nel senso. È difficile trovi un olfattivo. Sono una persona che dirige questo in genere, siamo tutti visivi o sono estetti. Questo andava molto sullo fatto, non a caso il mestiere era quello lì. E quindi ad esempio con lui ho stuzzicato molto sullo fatto.
per dirlo, ed è una cosa, una delle cose che ha ricordato, che ha avuto impatto. Per quello che cominciò, che poi quando preparavano i gelati riusciva a cogliere gli aromi ancora prima di prima, no? Tutte queste differenze che notava e che venivano enfatizzate. Allora, l'ho anticipate, però non l'abbiamo ancora definite. Le suggestioni possono essere ipnotiche o post-ipnotiche. Cosa vuol dire? O meglio, quali sono queste ultime? Sono delle suggestioni che vengono somministrate durante la condizione ipnotica, ma che agiscono poi dopo, al di fuori del contesto ipnotico, a distanza di tempo. Ecco, ovviamente l'obiettivo è generalizzare, quindi non mi interessa poco farti vivere la fantasia da un fumatore per 10 minuti, voglio che tu lo diventi stabilmente, quindi comunque devo cercare più possibile di darti gli elementi che consentano di generalizzare, e quindi la suggestione post-ipnotica forse è fondamentale. Possono essere ovviamente di vario tipo, quindi positive o avversative. E poi, cosa importante, concludo sempre la sessione con un cosiddetto ancoraggio di post-ipnotico, ovvero il segnale di ingresso in una condizione di auto-ipnosi. Consente al fumatore di rientrare da solo in ipnosi ogni volta che lo desidera, quindi avrà l'opportunità di raggiungere rapidamente una condizione utile a superare momenti di stress, insonnia e sintomi, perché poi l'auto-ipnosi è uno strumento molto eclettico. Quindi io lo do là con l'obiettivo principale del fumo, però poi uno di fatto lo può usare per ciò che vuole. E quindi c'è il paziente che magari ha anche un po' di insonnia e lo usa per dormire prima. L'autoipnosi è ottima per gestire lo stress, e quindi soprattutto se quando sei astinente lo stress ti disturba di più, puoi gestirlo anche in questo modo. Puoi spegnere il craving, perché ti insegno tante tecniche di gestione del craving. Quando queste non fossero sufficienti a ridurre la sintomatologia, quando proprio ti viene forte la voglia di fumare, semplicemente la spegni andando in autoipnosi. E veramente la spegni in quel caso. Perché poi il sintomo da craving dura, va diminuendo, però parte da circa 100 secondi, 2 minuti diciamo, per poi andare a diminuire. E basta stare un minutino in autoipnosi e tu l'hai superata la crisi. L'autoipnosi è uno strumento rapido che, in base ovviamente al paziente, come lo riesce a padroneggiarlo, può essere può risolversi in pochi minuti o addirittura in pochi secondi. Per cui sono persone che riescono anche in metro a farla, anche con altre persone intorno, quindi molto rapidamente. E quindi ecco, è uno poi delle principali tecniche di gestione del craving, e non solo. Quando all'inizio vi dicevo che una delle cose che mi piace dell'ipnosi è che puoi dare delle belle esperienze davvero alle persone, e che poi imparano a immaginare da sole, e quindi con l'autoipnosi iniziano a fantasticare da sole, e quindi è bello potersi, non so, regalare una vacanza piuttosto che un'esperienza piacevole, e quindi si divertono molto poi a giocare con l'autoipnosi. Va bene, poi qua giusto solo cosiddetto, diciamo, prevenzione delle ricadute. Questo, diciamo che l'intervento, allora, nel mio protocollo originario, quello di 3 sedute, la terza era dedicata al mantenimento e prevenzione delle ricadute, quindi andiamo un pochino a fare qualche richiamo di quanto già fatto, e in più lavoravamo sulla prevenzione di possibili ricadute. Adesso questo è diventato facoltativo, diciamo, però in genere la prevenzione delle ricadute in cosa consiste? Allora, questo che presento qui è un modello che non è tutto fine al mio sacco, nel senso che l'ho modificato, l'ho integrato a partire da un modello già presente in letteratura. Allora, diciamo, il cuore è rappresentato poi di fatto dalle situazioni a alto rischio. Situazione a alto rischio si intende generalmente, genericamente, una qualsiasi situazione nella quale sei più esposto al rischio di fumare o che comunque ti innesca una situazione da prendere più importante. E lo strumento che ha il paziente sono le tecniche di fronteggiamento. Quindi, da una parte metto in linee tratteggiate tutto quello da non fare, linee continue tutto quello che idealmente andrebbe fatto. Quindi, giù cosa accade? Scarse tecniche di fronteggiamento, quindi non gestisci il coping. Sono quelle persone che quando arriva la voglia di fumare
stanno lì con le mani in mano, oddio, voglio una sigaretta, quando passa non ce la faccio più, già 30 secondi, voglio accendere una sigaretta, sto malissimo, e poi finché l'accendi, ti fai prendere l'angoscia. Se le tecniche di fronteggiamento sono scarse e quindi non fronteggi bene il craving, man mano riduci in autoefficacia, ti senti sempre più impotente di fronte al craving, lo subisci. Il rischio di scivolone, ovvero che accendi la sigaretta. Lo scivolone comporta quello che tecnicamente viene chiamato effetto di violazione dell'astinenza, ovvero una serie di immediati, impulsivi, fortissimi pensieri autopunitivi, attribuzione di colpa: sono uno sfigato, non ce l'ho fatta, ho fallito, non ce la farò mai, ci ho messo tutto, non sono riuscito, avevo giurato sui miei figli e su mia moglie, eccetera eccetera, quei pensieri che ti vengono e che ti buttano giù terribilmente. Se questo accade, il rischio di ricaduta stabile aumenterà molto. Al contrario, anche quando dovesse accadere uno scivolone, vi dico sempre, non si preoccupi, può potenzialmente diventare un'occasione di apprendimento. Può correggerla, migliorare e andare avanti ancora meglio di prima, ovvero sospensione del giudizio. Quindi sappi che inevitabilmente ti verranno in mente tutte quelle cose brutte, sappi che è normale, succede a tutti, semplicemente fermati, a bocce ferme, inizia a ragionare sull'accaduto. E come lo fai? Devi guadagnare un po' di autoefficacia, ovvero problem solving. Genera delle soluzioni alternative. Perché sono ricaduto? Perché sono andato da Mario, mi ha detto dai, fumatela, me l'ha messa in mano, io non ho saputo dire di non ho fumato. Ok, cosa avrei potuto fare? Avrei potuto rispondere così, avrei potuto fare con là, avrei potuto andare in autoipnosi, avrei potuto fare eccetera eccetera. Genera una serie di soluzioni alternative, queste ti consentono di prevenire qualora dovessero ripresentarsi. E in più ti stanno trasmettendo un messaggio: tu in realtà eri capace di farlo, sei capace, puoi farlo qualora dovesse accadere di nuovo. E quindi, se questo accade, aumenti di autoefficacia e riduci la possibilità di ricadute. Se non mi ricordo male, è l'ultima, non mi ringrazio. Questa seduta dopo quanto tempo? Allora, il protocollo originario erano 3 a distanza una settimana una dall'altra. Okay. Quindi era una settimana dopo l'astinenza. Adesso dico sempre che se il giorno vuole e ha bisogno di fare un'altra seduta, ma può richiedere facoltativamente. Come mai ha deciso di ridurre? Di ridurla. Quando ti presenti come ipnoterapeuta e la gente viene da te per quello, inevitabilmente ti associa alcune etichette, inevitabilmente ti confronta con un mercato di riferimento e purtroppo, per fortuna, hanno delle aspettative. Nel caso specifico del fumo, che è un discorso a parte di tutto il resto delle condizioni possibili che potrei gestire bene, il fumo è una cosa a parte. Nell'ambito del fumo, diciamo, ti trovi in certo senso a dover competere con persone che promettono 10 minuti di famose bottiglie. E quindi l'esigenza è questa. Due, è che comunque ha un potere attrattivo maggiore per il paziente, perché attenzione, qua non parliamo di persone che vengono in una psicoterapia e che quindi decidono di impegnarsi in un percorso lungo. Lei è diverso con un paziente che portasse problematiche diverse, non avrebbe mai in mente di dire 3 sedute, tutto incluso, no. In questo caso sì, ma perché sono pazienti diversi, sono pazienti che mai nella vita sono psicologo, l'ho provate tutte, proviamo pure st'ipnosi, basta che facciamo subito, ecco, allora ti rivolgi anche a quel target di persone. Allora questa è una formula che mi consente di essere efficace e di essere rapidamente, quindi di soddisfare le mie esigenze di efficacia clinica con quelle, con la richiesta che mi proviene dall'utenza. Sono sceso a 2 nel tempo, perfezionando un po' nel tempo, però adesso mi trovo bene così. Non scenderei mai ad 1, ecco, c'è chi lo fa, però non mi piacerebbe ad 1 perché il presente non è pronto, lo mandi via e gli dai pochi strumenti, insomma, così un pochino più lo costruisci. C'è una settimana e mezzo. E poi abitualmente faccio a un mese di distanza un follow-up telefonico. Quello sempre, almeno telefonico sempre lo faccio. Quello sempre.
Ok. Va bene. Molte cose che sorprende me, no, è che quando no, penso io, ma penso ovviamente Stefano, eccetera, ma che ovviamente che non lavoriamo, che pur lavorando su altri dipendenti, però non lavoriamo sull'ipnosi, nel tabagismo, eccetera, e che possiamo avere un pregiudizio, diciamo, no, legato proprio a questo discorso, no, alla velocità, eccetera. Mi ha colpito molto, per esempio, la tua sottolineatura della tanto specificità per ciascuna persona del tipo di trattamento, pur essendo un trattamento molto breve, no? Per esempio, tutta quella parte iniziale di raccolta di informazioni, no? Che inizia sempre con la domanda che prima, appunto, ti ho detto, ci si inizia qualsiasi terapia, ed è la motivazione proprio singola, specifica della persona, no? E devo dire, ha abbassato il tasso di pregiudizio, nel senso che ho pensato anche al tema noi carissimo dell'alleanza terapeutica, che per quanto sia un intervento veramente breve, tu non puoi dire che costruisci proprio un'alleanza, no, con il paziente. Però è come se immaginassi che poi, se quel paziente, una volta risolto il problema del fumo, volesse andare da te o da qualcun altro a farsi una psicoterapia, sarebbe ben predisposto alla costruzione di un'alleanza, perché quello che ha ricevuto non è semplicemente uno strumento, no? Ma intanto è una grossa parte sul tuo ruolo attivo, tu come paziente, quanto puoi fare, perché, no? E poi, ti ripeto, mi è piaciuta molto l'esordio, che non mi basta il principio, non mi basta la motivazione generica, se anche mi parli di paura, se mi parli di tumore, se mi parli di malattia, puoi fare quello che vuoi, ma il senso è il significato per te. Quindi no, ti ringrazio per avermi abbassato il tasso di pregiudizio. Ovviamente c'è, però bisogna dire che c'è invece purtroppo una ampia letteratura, soprattutto anglosassone, l'ipnosi, che fa questo uso. I famosi script che vanno per la grande ipnosi, gli scarichi da internet, li trovi sui manuali, quindi c'è lo script della depressione, lo script del fumo, lo script di questo, e quindi per questo dico la letteratura è difficile inquadrarla. Ciò che fanno quelle persone è effettivamente stampare un foglio e tu ti chiami Maria, ti chiami Antonio, e leggere quel foglio. Funziona molto bene per alcuni, meno per altri. Senti, ti devo dire una cosa che mi ha suscitato tanto interesse è proprio il tema che dici che noi spesso guardiamo il dito e noi psicologi guardiamo troppo, allora dobbiamo guardare il dito. Cioè, io vedo dalla mia esperienza, no? Ho aiutato tanti pazienti che hanno fatto uso di eroina, cocaina, eccetera, poi mi arriva un paziente con questo problema e io lo devo inviare. E l'impatto sulla qualità della vita, il tasso di mortalità è altissimo, e di solito mando a qualcuno che fa ipnosi, che qui nella zona nostra c'è pochissimo, e fa soprattutto ipnosi ericksoniana. Ora, qui a me mi sono aperte tante questioni. La prima questione è, come curiosità, capire meglio la formazione del terapeuta. Cioè, mi stavo chiedendo se questo protocollo, questo modello che ti hai un po' sistematizzato, va bene per te o può andare bene anche per me. Cioè, quanto dell'efficacia che tu hai riscontrato può essere, se l'hai mai insegnata a qualcuno, se hai mai formato qualcuno, se hai fatto degli studi di efficacia su quelle persone che hai formato, a cui hai insegnato, e poi questo riguarda più noi, diciamo, colleghi, clinici, no? Cioè, se questa cosa è trasmissibile. Te lo dico perché mi è nata una sana invidia, dico, io se devo inviare, allora magari vado al collega e parlo una cosa. Questo è il primo punto. Secondo punto è un'altra questione di fondo molto grande e molto importante, che nel tema delle dipendenze, più o meno tutte le dipendenze, c'è una comorbidità, cioè c'è la parolaccia da doppia diagnosi, cioè sono pazienti che non hanno solo una dipendenza, hanno spesso un disturbo psicopatologico, che può essere un disturbo della personalità o un disturbo molto forte. Ora, anche qui, gli studi che ti hai visto, questa meta-analisi molto importante, no? La review della meta-analisi, o anche le questioni sull'ipnosi, se possono bypassare alcune, non so, disturbi della personalità o alcuni aspetti in asse 1 di SM, per intenderci, clinici molto molto forti, perché è presumibile che questo ci sia, no? E perché riflettevo in questo senso? Perché, cioè, qual è il motivo in fondo perché io invio spesso questi pazienti, a parte che non conosco questo genere di tecniche, ma anche perché io sono convinto che nel trattamento di dipendenze non è tanto la dipendenza la sostanza la questione, perché ok, ci abbiamo terapie sostitutive, ci abbiamo metadone, ci abbiamo dei farmaci, ci abbiamo tutta una serie di cose, però c'è sempre una storia traumatica, o molto spesso una storia traumatica, quindi il vero lavoro è quello, per noi perlomeno, della relazione terapeutica, del lavoro su tutto quello che ha spinto questo paziente ad usare delle sostanze come regolatori emotivi, no?
di fronte a delle difficoltà della vita, no? Non sono riusciti a affrontare certe cose, hanno imparato a usare una sostanza come un farmaco per regolare le proprie emozioni e quello non possono fare a meno. Quindi ecco, mi chiedo anche la complessità dei pazienti che ti hai incontrato, no? Cioè, ti hanno chiesto questo trattamento. Quando ti dicevi, mi ha colpito tantissimo, gli entusiasti dell'ipnosi sono i non motivati del trattamento, no? Quando io vedo un paziente con una dipendenza, la prima cosa che gli chiedo è se sei disposto a cambiare. Perché se non è disposto a rinunciare a tanto, è inutile che sta solo sulla poltrona, non lasciamo perdere perché dalla dipendenza non esci. Se sei disposto tanto a cambiare, allora io ci sto, no? Lavoriamo insieme, è qualcosa di buono forse viene fuori. Ecco, quindi ti voglio chiedere questi due o tre temi che sono grossi. Allora, la mia domanda, altre persone potrebbero utilizzare lo stesso protocollo? Ti dico che credo di sì, dico credo, perché non ho mai informato specificamente una persona all'uso dell'ipnosi nel tabagismo con queste modalità, e non conosco direttamente altre persone che lo fanno, nel senso che conosco diversi colleghi psicologi e non psicologi che usano ipnosi per fumo, ma lo fanno in modo completamente diverso, cioè usano veramente solo ipnosi in modalità un po' scritta americano e autoselezionano i pazienti. Io ne conosco diversi che su internet vantano percentuali di assenza pazzesche, però uno è un'assenza verificata a breve termine, due c'è un bias di selezione perché tu il paziente lo senti di fare domande, come un collega che non faccio il nome perché è anche abbastanza conosciuto, il quale conosce il paziente, vede un po' come il tiro, se sei buono ti prendo, se no ti mando dallo psicologo. E quando mi chiama la sua segretaria dice, ah, il dottor Lula, già so che ti rifila la tua sola. Però sono anche quelli più divertenti perché ti consentono. Quindi non conosco, per rispondere, persone che utilizzano terapia cognitivo comportamentale integrata all'ipnosi in questo modo. Questo è un protocollo che ho un pochino definito io adattando la letteratura, quindi se proprio la domanda è nello stesso modo non ti saprei rispondere, però immagino di sì. Non tutti sono bene con l'ipnosi, attenzione, sono persone che si trovano bene con questo strumento, altri no. A me piace e lo faccio, per altri potrebbero essere la stessa, però questo è proprio di gradimento. Poi la seconda domanda è sulla morbidità. Sì, se fossimo dopo i diagnosi, nella tua esperienza quanto conta quello? Perché poi, allora, cioè io immagino che un paziente possa riusare, tutti non, magari usa l'alcol e non solo il fumo, poi magari riprende a bere, riprende anche a fumare, poi c'è tutta una serie di problematiche e tutto questo ha senso nella sua storia, cioè perché lui ha avuto sempre bisogno di usare delle sostanze per regolare le emozioni, a che è servito, come mai, in che momento della vita è iniziato, perché, per come, quante cose. Allora, dipendenze multiple me ne sono capitate poche in realtà, più che altro con alcol, e quindi in quel caso ovviamente c'è stata un'attenzione particolare di evitare uno spostamento, e in alcuni casi ho verificato anche quello, che diceva che invece no, c'era una riduzione anche su quell'aspetto, per fortuna, però ecco, una dipendenza da sostanze, cioè no, quello onestamente non mi è mai capitato, quindi non ero un uomo che fuma, non ho mai trattato, voglio dire la verità. E, invece sulla psicopatologia, allora, da letteratura, da esperienza, ti dico che le persone più resistenti al cambiamento, a questo cambiamento, sono le persone con disturbo depressivo, come quella signora del cane, perché non riesci proprio ad agganciarti a nulla, che sono quelle persone che dice, vabbè, tanto se devo morire, anzi, magari in parte non ce l'ho, il suo dicevo, quindi aspetto economico, chissene, non so che fare, ma aiutano pure a riempire il tempo, e qui ecco, là veramente è difficoltà ad agganciarti alla motivazione, magari vengono là solo perché l'hanno detto, quindi non fa contento qualcuno, ecco, in quel caso là è più difficoltà, c'è la motivazione individuale, quindi la depressione. Le linee guida infatti dicono che in caso di comorbidità con depressione, prima la presa la depressione e poi sul fumo. Però la cosa interessante che ho notato, non in grado sono depressivo ovviamente, ma mi è disturbate, ho notato che sebbene ovviamente la depressione non è il focus del mio intervento, perché non è che in due secondi posso fare più di tanto, però quello che noto è che c'è una ricaduta molto positiva, perché dicevo, smetti di fumare, è proprio tosta tosta tosta. Se tu ci hai provato 150 volte, hai 50 anni e fumi da quando ne hai 10 e finalmente ci riesci,
ma ti dà una spinta pazzesca. E sta cosa qua è molto diretta, io lo noto soprattutto con le donne, più che con gli uomini. Cioè io noto che le donne quando smettono di fumare e tornano, lei è dovuto dire essere in volto. Mi sono divorziato. No, sta. Mi sono rifidanzata. Tente, uno mi ha detto grazie a lei ho capito che devo lasciare mio marito. Ma io non ho mai detto. Mai detto una cosa del genere, mai sarei permesso di fare. Però perché non tiene la donna? Perché ti arrivano, insomma, un po' malmesse, quando smettono di fumare hanno il viso più luminoso, si curano di più, sorridono di più, ho smesso da fumare tutte le ingannizie che ci hanno fatta, e quindi vedete che hanno una spinta importante poi anche su altre cose, sebbene non è il tuo intervento. E poi ti voglio chiedere un'ultima cosa. Ah, scusami, invece una cosa importante, sì. Tu mi parli di studio di personalità. Allora, ecco, io in genere non seleziono i pazienti, sono rarissime le volte in cui ho detto a una persona a non venire perché perdesti tempo. Quali sono i casi? Le schizofrenie. Quello è l'unico caso in cui non lo faccio, sia per una questione fumo sia per una questione ipnosi. Una questione fumo perché la nicotina è una sostanza colinergica. Se sono nel trattamento farmacologico, i neurolettici sono anticolinergici, la usano per compensare gli effetti laterali. A livello motore, cioè, loro non lo sanno, però lo usano per questo. Infatti lo schizofrenico fuma a dire basta. E me ne capitano spesso, poi la gente ne accorge già dal telefono. Quanto fuma? 60 sigarette al giorno. Ma è in trattamento, ah sì, prendo questo. E allora là lo fermo. Discorso fumo. Discorso ipnosi. L'ipnosi in genere va bene con tutti, sono pochissime le controindicazioni, ma di queste è l'ipnosi. E schizofrenia, perché abbiamo detto che l'ipnosi è una condizione dissociativa. Se tu vai su un paziente dissociato veramente, rischi di slatentizzare, rischi di fare danni. E tra l'altro è sconsigliabile dare l'autoipnosi, perché l'autoipnosi, se tu sei una persona ben strutturata, il tuo strumento di relax con il quale ti fa una vacanza, ti diverti e ti riposi, e lui se uno schizofrenico è un ritiro, e quindi no. Cioè, detta così diventa anche secondo me uno strumento che deve stare in mano di colleghi clinici piuttosto esperti, perché se la questione è il tema dell'associazione, sappiamo che c'è un continuum dissociativo piuttosto ampio e fenomeni dissociativi forti in pazienti che non ti aspetti. Questo è il motivo per cui il corso che faremo qua a IESA abbiamo deciso di rivolgerlo solo ad operatori. Teoricamente lo potrebbe fare chiunque, perché insomma la questione legale è un po' sfumata, nel senso teoricamente chiunque può fare induzione ipnotica. Allora, induzione ipnotica teoricamente lo può fare anche il personal trainer, come purtroppo cioè, no, può fare chiunque. Non può impedirlo. Cioè, se io lo metto sotto forma di un rilassamento, che può impedire magari di fare rilassamento? Considera che noi abbiamo il nostro ordine degli anni 90, voglio dire, No, io questo non Però il problema è quello che non puoi fare è lavorare con l'ipnosi sul paziente, quindi usarlo per finalità cliniche, sì. Però quella è il discorso. Ci sono dei colleghi che fanno formazione in ipnosi e l'aprono da qualunque. Io ho partecipato a molti di questi corsi e vi dico veramente che c'è conta pure brutta gente in queste cose, no? Perché quindi è bene dare una dignità allo strumento, consegnarlo nelle mani di persone che hanno quantomeno una deontologia. Qui c'è una bizzarria, no? Se ci pensi, perché se un criterio di esclusione è la diagnosi, no? L'aspetto dissociativo del paziente, un non clinico come fa a esplodere questa cosa? Cioè, questo è lo stesso problema che c'è nel counseling, no? Nel counseling da prima guida si dice che si lavora sul disagio esistenziale e non sulla psicopatologia, ma se tu non c'è una formazione specifica, come fai a fare questa cosa? Cioè, quindi questo è uno strumento che sembra potente, non lo so, però insomma, sicuramente è potente e implica una diagnosi differenziale, quindi messo in mano a qualcuno che non può farlo, perché non l'ha fatto, come si fa? Insomma, questo è un problema. E anche tutto il discorso che facevi tu prima del trauma, no? Perché poi non è che il paziente si siede buongiorno un trauma, no? A volte il trauma ti salta fuori durante una lunga serie di sedute, no? Quindi immagino che appunto anche lì la capacità che ha un clinico ovviamente formato in psicoterapia, che se lo guarda un attimo, no? E da alcune cose, anche le domande, semplicemente le domande che tu hai fatto in fase iniziale, quelle di assessment, no? Possono essere per un clinico bravo, esperto, rivelatrici di magari un trauma, comunque della possibilità che succeda qualcosa in terapia, eccetera. Allora, l'ipnosi in questo ti aiuta tantissimo, però non è avanzata la teoria.
Infatti molto normale l'ipnosi in psicoterapia ti suggeriscono di fare all'inizio la seduta, perché è la stessa cosa. Allora, l'ipnosi, dicevamo, inibisce le vortici frontali, che sono quelle del monitoraggio critico, il giudizio, dell'inibizione, del controllo, eccetera, eccetera. Dopo la sessione ipnotica segue una fase che viene anche definita aura post-ipnotica, cioè quando l'effetto è ancora un po' sfumato. Allora, in tutto il periodo che segue in seduta la sessione ipnotica, tutto quel paziente è molto più disponibile e ti dicono delle cose che tu, cavolo, cioè magari ti arriva una persona tutta rigida, tutta fatta l'ipnosi, è un fiume in piena. E ci sono avuto tante cose del genere. E c'è veramente una maggiore, un'enorme disponibilità del tipo. Cioè io ho avuto, non so, tipo mi viene in mente adesso mentre parlo, mi sta venendo in mente una persona, lavoravamo solo sul fumo, finita l'ipnosi comincia a dirmi nulla, ma non mi ha tradito mia moglie, però che c'è? E la cosa che teneva dentro mi ha voluto buttare fuori lì perché si è sentita. Oppure vi ho detto, la mia ultima paziente è una donna al quinto mese di gravidanza. Immaginate quanto l'hanno riempito la testa di te. Il ginecologo ha detto, stai ben attento perché tu rischi un distacco di placenta, avrà delle perdite importanti. E il fumo ti sta, cioè, qua rischi di perdere il bambino. Ma, e fumare 20 sigarette al giorno. No, durante l'ipnosi, io ovviamente sull'ipnosi l'ho un po' stuzzicata tanto sul discorso bambina, e quindi ora siete in due, le ho fatta vedere proprio la bambina, l'ho chiamata per nome, eccetera, eccetera, piante a non finire, e poi infatti mi ha detto, dice, per la prima volta l'ho sentita, mi sono sentita proprio in contatto con lei, che non è una suggestione, perché l'ipnosi aumenta i movimenti fetali attivi, quindi è vero, l'ha sentita. Cioè, iniziata poi lei ovviamente è stata un po' una bomba suggestiva, perché dice, mentre lei la nominava, è come se si facesse sentire, quindi immaginate che potenza ha avuto. E dopo l'ipnosi, lei mi ha detto una cosa che, cioè, no, non vuol sentire dire una cosa, no? Ha detto, devo dire la verità, questa bambina non la voglio, non la voglio. Che lo potevo immaginare. Sì, però sto parlando. Lei sì, quando se lo dice lei. No, lo so, però è la palese che se... palese, però... Senza l'ipnosi, io che l'avevo detto senza l'ipnosi. Vabbè, però non dobbiamo avere pregiudizi su questo. No. In una chimioterapia tradizionale, quanto ci avrebbe messo a tirarla fuori? Cioè, io non ho conosciuto, non ho appena visto. Dopo l'ipnosi era una fase tale di disinibizione che ha tirato fuori lei. Ovviamente poi abbiamo un pochino affrontato la cosa, però è venuto fuori il motivo per cui fu detto diretta al giorno. Sai, poi c'è anche, io penso anche una cosa, no? Che è vero, il distinto ti viene da dire, no? Appunto sì, certo, non fuma. Però pensa a che cosa può dirsi, no? Una cosa è rifiuto di diventare madre, no? Un'altra è non riesco a smettere di fumare. Sono due cose molto diverse. Se uno si può dire, no, guarda che disgraziata che sono, non riesco, nonostante, eccetera, ma magari non si dice parallelamente a me da aderire a questo progetto di vita, a questo invece insieme, o come ha fatto la madre mia madre, o cosa mi immagino che combinerò, è inaccettabile, quindi credo sia quello che stai dicendo tu, no? Non è tanto che uno è, punto, no, sono d'accordo, l'assenza di giudizio, se no non possiamo fare quello che facciamo, no? Che cominciamo un po' a scollare, no? Il giudizio da quello che poi la persona si mette addosso. Per questo dico che se a me ci vuole un terapeuta, un clinico bravo, perché questa sensibilità non è comune, nel senso che appunto, no? Ti scatta il pregiudizio, dove invece il clinico ti scatta, ok, ma dov'è qua? No, dove sta il rifiuto di cosa? No? A me appunto ti dico, io vedo tanti pazienti incinte che ne combinano di tutti i colori, no? E poi però vai a vedere per esempio le storie traumatiche di sviluppo, si sprecano in situazioni di questo tipo. E allora addirittura le pazienti si dicono, mannaggia, riesco a smettere di sfumare, eppure nella vita tutto, per me questo è tutto, voglio diventare una madre completamente diversa dalla mia, non voglio questo bambino, il mio destino è, eppure non riesco a smettere di fumare. Poi vai a vedere, in realtà diventare madre ci non voglia come diventarsi a questo piano. No. Però il problema è che più tu vai a lavorare sul... l'aspetto appunto più l'anno, ma come? Ma no, un povero bambino, eccetera, quando in realtà appunto, come si deve fatto vedere la parte, non la bambina che sta male, ma la bambina che sta bene, certo, è quello certo. Se mi chiamo osso, no? La bambina è stata bella viva che sta bene, cioè, e di che mi posso dire no? Sorride, felice della sua mamma, eccetera, eccetera. E contemporaneamente però anche quando tu dici sull'attaccamento, no?
sorride, felice di sapere la sua mamma, sì, c'è un problema nella mia storia di attaccamento, tutta questa, quindi ah, non ci riesca a sì, proprio questo, no? Okay. Però a volte, cioè se abbiamo detto che la nicotina è a tutti gli effetti una dipendenza, no? Cioè una dipendenza nel senso proprio fisica, un po' di figlio, no? Perché è una delle dipendenze più difficili da togliere. Quindi, cioè, uno non arriva a fumare 30 sigarette nel momento in cui gli dicono che è incinta, probabilmente ne fumava 25 prima. Quindi perché necessariamente deve essere correlato al fatto che tu, di riflesso a questo, fumi 30 sigarette perché non accetti il figlio, che è... Cioè, magari è una dipendenza che tu a tutti i costi non riesci a togliere, ah, no. È la dipendenza anche fisica. Questa non è una spiegazione universale, è una spiegazione al caso, però considerate anche che una serie di meccanismi fisiologici della gravidanza, oltre che emotivi ovviamente, la gravidanza di per sé per la donna rappresenta una fortissima spinta al cambiamento. Sì, cioè, la donna è quella, io conosco molte fumatrici che fumavano anche due pacchetti, che in gravidanza manco fumo passivo, cresciuto un pochino, ha lattata svezzata e mi riattacco. Questa è la norma delle fumatrici in gravidanza. Sì. Poi sono tante spiegazioni. Perché la motivazione è grande, effettivamente grande. Però c'è anche il fatto che molte volte se uno si appoggia a questo, e tu, perché il senso, io per esempio fumavo anche in gravidanza, allora fumavo 5 sigarette, perché il medico mi ha detto piuttosto che sbattere la testa sul muro, fuma 5 sigarette. Io non mangiavo per i primi 3 mesi perché praticamente ho vomitato sempre, però la mattina avanzavo, le 5 sigarette me le facevo tutte in una volta, e per dire, no? Perché comunque per me era quello. Poi riuscivo fino alla fine, a parte che io adesso sono un fumatrice strana perché sono l'unica forse che fuma 20 sigarette al giorno, mi prendo il pacchetto di riserva, e se deve stare ore senza fumare non fuma, quindi non so, questo sarà da spiegare. Però voglio dire, tu gli sei testa tutto un meccanismo che poi tu senti l'esigenza del fumo, è la motivazione che ti spinge a non fumare grande, ma altrettanto grande è il senso di colpa per il fatto che la motivazione è talmente grande non ti evita la voglia della sigaretta, l'astinenza della sigaretta. Cioè puoi fare sempre la correlazione, motivamente devi stare così, e se stai così allora automaticamente la spinta è grande, devi smettere di fumare. A volte non è sistematica, cioè nel senso che puoi anche avere tutto questo insieme. Sì, no? Perché se tu, io mi sono fermata alla prima domanda quando tu parlavi del perché fumi, no? E io ti potrei dare 20.000 risposte, poi alla fine la mia paura più grande è quella di morire, perché mio padre è morto a 49 anni di infarto e io ho paura di morire. La paura di morire a volte è tutto, cioè genera una tale ansia per aver fumato tanti anni e che poi questa soluzione dello smettere probabilmente non porta alla soluzione del fatto che ho fumato per 20 anni, che quella stessa paura innesca un meccanismo dove io se fumo 2 sigarette ne fumo 4, perché lo stress delle 2 sigarette, cioè è tutto un meccanismo strano che voi che siete addetti ai lavori magari capite, ma per una come me non è addetti ai lavori. È interessante perché ascoltando lei già abbiamo visto quanti elementi vengono fuori, no? Capito? È interessante, devo un po' di sfidare, è chiaro, è interessante. Cioè nel senso, perché poi se ne è tutto un meccanismo, cioè, che tu sei colpevole, tu sei la colpevole che fuma, però sei anche quella che si sente in colpa, sei anche quella a cui tutti dicono se fai così fai la fine di tuo padre, tu fumi perché fai la fine di tuo padre, cioè alla fine dici fa la fine di mio padre, per dire, la fa, ma questo come tutte le altre cose. E poi la sigaretta, al di là di tutto, per chi è da soli a volte è una compagnia, perché è la prima cosa più importante secondo me, prima del fatto che ti manca, prima del fatto è che tu vai a casa e dici adesso accendo una sigaretta e io non sono da sola, a volte è una stupidaggine, però è così, quindi sono tante le motivazioni e non necessariamente nascondono un qualcosa che è accaduto o un qualcosa che, no, per dire, ma anche quando è associato a qualcosa che è accaduto, i meccanismi per cui tu lo riesci a venire fuori da questo giro è perché è un cane che si morda la coda, cioè per lo stesso meccanismo per cui hai paura è lo stesso meccanismo per cui fumi, certo. Per me, dopo non lo so, magari per altri. No, è giusto, per me ovviamente è importante tracciare il profilo individuale.
capire le motivazioni, cioè le caratteristiche individuali possono essere più diverse, a volte sono motivazioni molto più profonde che hanno una serie di legami che si trascinano l'uno dall'altro, a volte sono un po' più semplici e magari domina la componente farmacologica o domina solo quella comportamentale, a volte non c'è proprio farmacologica. Pensate ai fumatori di sigaro, non pensate che siano facili, io l'ho avuto, perché la nicotina non c'è, non aspirano. Tutta comportamentale, quelli sono i più duri. Perché? Perché il sigaro non è che l'accendo che spegni, soprattutto se fai un lavoro in cui puoi portarlo dentro, per dire, il sigaro ti svegli la mattina e lo spegni la sera, eh? Quindi sì che è un amico che ti porti dietro. Quindi sì, sono tante le variabili. E mi veniva tra virgolette da sorridere quando dicevo il ginecologo mi diceva 5 sigarette al giorno. No, mi è capitato tante volte di sentire persone che dicono, ah, quando io ero incinta il ginecologo mi diceva 5. No, ma mi sono fermata a 5 perché sei tanto la. No, ma non so se è un caso oppure se si sono messi d'accordo. Non lo so. Perché 5? Sarà la soglia dei bambini. 5 perché loro dicono. No, sarà la soglia del bambino. Lo dico perché è una cosa proprio, cioè, approvata, nel senso comprovata, secondo me. Perché dici che una sigaretta ogni 10 kg è tollerata invece una sigaretta al fisico. Una sigaretta ogni 10 kg, questo è quello che mi dicevano, poi sono preso un preso l'unico genitore. Qua però, per questo dipende qua la differenza tra un clinico e un clinico psico, no? Allora, è vero quello che uno potrebbe anche dire, c'è una quantità, no? Dentro 5 sigarette, ogni sigaretta un chilo, ma quel chilo di quella persona è diverso dal chilo dell'altra persona, una storia diversa, no? Ha una vulnerabilità diversa. Ma il ginecologo che non è la cioè no, lo stiamo sopravvalutando, ci stiamo sopravvalutando l'essere umano. Sì, però il ginecologo dice una cosa, perché una donna si fa 5 sigarette la mattina quando è incinta. È come se non tenesse conto della storia delle persone, della variabilità individuale, una roba prescrittiva. Esatto. Perché per quello ci siete voi, il ginecologo guarda un'altra roba, gli dice 5, e poi arriva l'oncologo, vede la cosa sua, non ne frega. Io non sono mai per denigrare altre figure, nel senso no, che non denigro assolutamente, non è un limite, cioè, io non volevo denigrare nessuno, io ho fatto il corso da 2 anni ma e vedo che è tutto molto settoriale, quello di il messaggio a me è stupido, il messaggio voleva essere quanto possiamo essere bravi noi. Quello che ho detto all'inizio col tabagismo, noi veramente ce l'abbiamo lo strumento ed è lo strumento migliore, quindi è là che dobbiamo intervenire, quindi ognuno è suo. Però perché non va bene questo messaggio, secondo me, a parte il discorso fisiologico, poi come si diceva, tu quelle 5 le distribuisci, però ti sta passando un messaggio, ovvero fumare non ti fa poi così male. No, no, questo un limite ce l'hai, e poi cosa accade? Che la gravidanza non è 2 giorni, sono 9 mesi. In quei 9 mesi c'è la giornata buona in cui tu ne gestisci 5 o anche 3. C'è la giornata no in cui diventano facilmente 10. Cioè, quando poi a un fumatore, c'è un altro discorso, quando tu a un fumatore chiedi di ridurre drasticamente, ciò che il fumatore fa senza saperlo è modificare il comportamento da fumo, per cui quella stessa sigaretta tu te la puoi fumare in modi molto diversi. Se ti chiedo da 20 di passare a 5, cosa farai? Aumenterai la durata e la profondità dell'inalazione, per cui tu in circolo ci metti il doppio della nicotina. E quindi quelle 5 te le puoi fumare diversamente da 10, che magari facevi una ciucciata appena e le buttavi pure a metà, quindi paradossalmente. Infatti dico sempre ai pazienti, alcuni vengono e dicono, allora il mio obiettivo è arrivare a fumarne 2, no. Se vuoi lavorare con me, zero. Tutto ciò che sta in mezzo è fumatore. Se vuoi diventare un non fumatore, sì, ma un mezzo fumatore, no. Perché poi non te lo gestisci, quelle 2 diventano 3, 4, perché va data male. Poi fanno quelle strane medie, per cui se vuoi 10 giorni fumato, poi te ne fai 20 in una giornata. No, perché questo lo fanno. E qui un messaggio secondo me è scorretto. No, no, certo. No, ma io comunque mi correggo perché sembro
Io non volevo negare. No, ma lo so, ho capito bene. Ginecologo, nel senso che il ginecologo nel suo, giustamente, nel salvaguardare, piuttosto che mandarla a sbattere la testa contro il muro, gli farebbe peggio, gli dice al suo tesci. Ma vedi, quando prima non è stata la preparazione per poter fare anche interventi di questo tipo, no? Allora è importante che io abbia sempre in mente la singolarità del paziente, la storia, la valutazione clinica, la capacità diagnostica, perché per esempio le 5 sigarette su un soggetto con certo tipo di disturbo, in assenza di disturbo, con una storia traumatica, senza storia traumatica, è un'incidenza molto diversa. Certo. Quando lei dice il senso di colpa, il senso di colpa che tutti più poi nella vita abbiamo provato e proviamo è diverso se lo provo io, se lo provo una persona. Però bene che lo faccia chi poi fa terapia antiallergismo, perché sennò rischia di far che ti ha trovato in mano delle situazioni, insomma, no? Con tutta la selezione iniziale, per quanto piccola sia la selezione, per una selezione molto attenta. Perché poi appunto giustamente diceva tra prima, no? Ci sono le contraindicazioni assolute, no, però per alcune domande, alcune contraindicazioni non assolute, ma consigliabili possono venire in mente. No? Abbiamo sono tra l'altro, come ovviamente immagino sappiate, sempre qui, sempre grazie a Tessa Lucardi, avremo modo di tenere un corso sulle condizioni ipnotiche, tra l'altro pensato soprattutto per le DPS, poi insomma, riservato un po'. Noi poi controlliamo se sono se super facciamo la testa, tra un anno rispondiamo, tra 6 mesi un anno rispondiamo. Tu devi fare una ricerca che è le tue competenze, anche poi perché poi ti sembra anche detto di ricerca, no? Poi vai a fare una ricerca se loro poi nel loro lavoro sono bravi o costanti. Sì, è bello anche poi confrontarsi in futuro. Grazie mille. A voi. Grazie.